Grazie, che ha un'indisposizione per oggi e mi chiede di essere giustificata. Eravamo arrivati lunedì scorso, avevamo iniziato la disciplina di gestione degli insediamenti esistenti nel territorio rurale e eravamo all'articolo 47, che in parte, mi pare, o del tutto, non ricordo, avevamo visto. Prendere il microfono perché non si capisce quello che dice Jacopo. Anche Fabrizio. L'articolo 47, dicevo, che avevamo visto, io ho gli appunti qui segnati sia nelle osservazioni sia nel testo. Quindi dobbiamo ricominciare dall'articolo 48. Chiedo conferma anche alla No, segretaria. io il 48 mi risulta fatto. Infatti anche sul 48 ho degli appunti, non mi ricordo se era Sì, completato o meno. Vale di sì. mi risulta fatto 48. Mentalmente destino. Allora Sì. 49. Sì, Sì. 49. Ballo 49, sì. Se Fabrizio intanto lo fa vedere. Scusate, posso dirvi una cosa? Avete ricevuto una mia email con un'osservazione, la 66? Sì, non dire di no, era che l'ho mandata. Che era Sì. un'osservazione che ci siamo accorti che era rimasta indietro, per cui siccome se si arriva all'articolo 66 abbiamo un'osservazione, ok? Bene, grazie. Prego. Mi va capita bene quell'osservazione lì, perché io non sono riuscita a capire dove si trova, insomma dopo se ne parla. Ok. È all'articolo 66. Allora, articolo 49, come vedete, disciplina i nuovi edifici e manufatti in territorio rurale. Quindi siamo sempre nel territorio rurale e siamo nella disciplina dei nuovi edifici e manufatti. Le osservazioni che vengono diciamo che vertono sull'articolo sono la 149, dove ci viene chiesto di integrare l'articolo 46,6 lettera C, precisando che il ricovero di cani da caccia possono essere costruiti manufatti delle caratteristiche dimensionali e costruttive previste per il ricovero delle specie equine. Quindi sostanzialmente ci dicono equiparate, diciamo, i manufatti da ricovero dei cani da caccia a quelli dei cavalli di cui alla lettera B1 dell'articolo 49,6. Vedremo poi sul testo della norma che è parzialmente accolta. E quindi poi vediamo poi nel testo dell'articolo in che modo è stata accolta. Poi 228, osservazione del Collegio dei Geometri sull'articolo 49. C'è una richiesta di ridurre le dimensioni minime del fondo agricolo da 5.000 a 1.500 metri quadrati, cioè ridurre la dimensione minima che consente di maturare sul fondo agricolo il diritto al manufatto agricolo. E poi ammettere la possibilità di installare di manufatti di tipo prefabbricato. Vedrete che anche questa è stata parzialmente accolta, poi andiamo a vedere nel testo in che modo è stata parzialmente accolta. Poi l'osservazione 230 è l'osservazione d'ufficio e quindi la vediamo direttamente sul testo. Infine abbiamo l'osservazione numero 413,
sostanzialmente ci viene segnalato il fatto che la precedente normativa consentiva, quindi quella dell'attuale regolamento urbanistico, la possibilità di fare 15 metri quadrati di manufatto per ricovero animali domestici più 9 metri quadrati per ricovero attrezzi agricoli. E quindi sostanzialmente, diciamo, due manufatti con funzioni diverse per un totale di 24 metri quadrati. E ci viene segnalato che se approvassimo, diciamo, la normativa così come è stata congegnata nel PO, vi sarebbero situazioni in cui non è possibile ottenere il rinnovo autorizzativo di questi manufatti, perché qui, diciamo, sommando, diciamo, le possibilità che attualmente il piano concede, ci sarebbe uno scarto di 4 metri quadrati. L'osservazione è stata accolta, proprio per questo problema che è stato segnalato. Non ci sono altre osservazioni direttamente sull'articolo 49, quindi possiamo andare sul testo. Non so se Fabrizio mi sente. Eccoci qui. Allora, scorriamolo. Allora, la solita modifica, vedete, della superficie edificabile da calpestabile che era, con l'adeguamento che abbiamo fatto della superficie in coincidenza, diciamo, in corrispondenza della modifica definitoria. Possiamo andare avanti. Risposta all'osservazione geometrica abbiamo portato da 110 a 120, la Ecco. dimensione dell'abitazione. Ok. Ecco, questo. Bene, bene, ok. Avanti. Queste, vedete, sono le solite modifiche, no? Edificabile e calpestabile, però c'è l'adeguamento che ha chiesto anche il cittadino che abbiamo visto poc'anzi, no? Vedete? Torna su Fabrizio. Nuovi manufatti per l'attività agricola amatoriale. I manufatti agricoli non potranno avere, oltre ad un'altezza non superiore al 1,240 m, superficie edificabile o edificata non superiore a 24 metri quadrati. Vedete, qui c'è il riallineamento a 24 metri quadrati, che è la possibilità che concede ora la norma. Perché invece sotto i 2500 si fa 12? Scusami. No, dicevo, come mai invece sotto i 2500 metri facciamo 12? Cioè, magari le esigenze sono le stesse. E allora La domanda. qui si pone un problema che è quello sostanzialmente di capire, Riccardo, qual è, diciamo, l'equilibrio giusto fra l'intervento che viene concesso e la grandezza del fondo, no? Nel senso che la ricerca dell'equilibrio giusto dipende dal fatto che a volte manufatti di questo tipo possono creare delle problematiche di convivenza, no? Laddove magari tu le realizzi in aree dove sono vicine, no? Dove ci sono molte case vicine, dove magari c'è una densità urbana di un certo tipo. Ora è vero che noi qui siamo nel territorio agricolo. Ma appunto anche nel territorio agricolo ci sono zone, diciamo, meno densamente urbanizzate e zone più densamente urbanizzate. Quindi questo era il tentativo, ma ne possiamo ragionare. Non è un tema, diciamo, decisivo. È No, nel senso mi sembra il poco decisivo. tentativo, no, è semplicemente per spiegare, è il tentativo di dire ci vuole una proporzione fra, diciamo, la possibilità, no, di intervenire col manufatto e la grandezza del campo, ecco. Tant'è che, vedete, questo era un tema che era stato posto anche da una delle osservazioni. Io direi di fare in questo modo, le scorriamo tutte le modifiche, ok? E poi dopo ci soffermiamo, vedo anche Alberto vuole intervenire, però io
le scorrerei tutte le modifiche dell'articolo 49 e poi ne parliamo. Okay? Ecco, vedete, qui c'è la riduzione da 5.000 metri quadrati a 2.500 della dimensione minima del fondo agricolo che c'era stata chiesta. Avanti, avanti, basta. Quindi possiamo parlarne, ecco. Alberto. Sì, nel passaggio in cui si consente di fare 120 metri quadri di superficie edificata o edificabile di nuovi fabbricati rurali, l'abbiamo verificato perché 120 edificata si traducono in 107 metri quadri di utile sostanzialmente. Siccome era prevista una quantità anche prima con il regolamento urbanistico, abbiamo verificato che qualcuno dovesse dare la propria conformità, non andiamo a creare dei cortocircuiti, perché ripeto, 120 edificata sono senza tramezzi interni 107 di utile. Ci metti, perché prima si ragionava di utile, eh? Sì, allora è il solito tema, no? Per essere chiari. Quindi chiedo all'ufficio, tanto poi lo dobbiamo riaffrontare, no? Se detto questo tema, se è possibile approfondirlo, la questione che pone Alberto, e poi l'affrontiamo, insomma, almeno l'affrontiamo in modo organico. Ma in questo caso credo che sia irrilevante perché l'abitazione dell'imprenditore agricolo si forma solo attraverso il programma di miglioramento agricolo aziendale, quindi nel momento in cui si cristallizza la doppia conformità viene meno, non si applica neanche perché appunto non c'è una fase intermedia in cui uno presenta la pratica, vorrebbe dire che c'è un programma in questo momento, ma non credo che sia il caso, in questione si può comunque verificare in corso di istruttoria a regione. Salvo che non ci siano programmi aziendali in corso di istruttoria regione, il problema della doppia conformità qui viene meno. Quindi può No, essere più semplicemente. altro se qualcuno Fabrizio ha chiuso prima, ci sono delle difformità e è obbligato a presentare una sanatoria di un fabbricato già realizzato. Ma con una difformità al programma aziendale credo che sia un po' un problema, eh. No, all'immobile, l'immobile Sì, realizzato. ma Alberto, lo costruisci se presenti un piano di miglioramento agricolo aziendale. E mi sembra che oltretutto i 110 sia la legge regionale, Fabrizio, se non mi sbaglio. Non mi sembra, mi sembra che sia massimo 150. Dice la Ah, legge in massimo 100. assenza, oppure in assenza di specifica indicazione, si può controllare. Ok. Comunque, controllo nel regolamento 63R. Scusate, controllo un attimo. No, io l'unica cosa che dico è che so che alcuni comuni, è una questione che non mi è mai capitata di approfondire, cioè il tema dei piani di miglioramento agricolo aziendale in sanatoria, credo che qualche comune ogni tanto questo tema l'abbia affrontato. Quindi magari ne parliamo anche con l'edilizia privata, insomma, evitiamo problemi della natura che dice Alberto, poi se non ci sono problemi, meglio così. Ma magari sentiamo anche l'edilizia privata. Va bene. Sì, il 63R prevede che in caso che non sia disciplinato dal piano operativo può essere al massimo 150 metri quadrati abitazione. Mentre sugli annessi, secondo me il problema del calcolo non esiste perché non ci sono superfici accessorie. L'annesso per sua natura è tutta superficie, quindi Sì, problemi di certo. calcolo che. No, l'unico aspetto, lo chiedo anche a Roberto che c'ha una certa esperienza, l'unico aspetto che mi viene in mente a me è questo tema che noi concedevamo i 24 metri quadrati, no? Mi pare che per come l'abbiamo scritta la norma sotto i 2500 metri quadrati, la cosa che osservava Riccardo è 12 metri quadrati, no? Quindi l'unica cosa può essere quella da attenzionare, sempre nella chiave che dice Alberto, cioè situazioni in cui l'annesso c'è già e magari il cittadino chiede soltanto di poterlo mantenere
l'ha legittimamente realizzato. Questo è un aspetto, non lo so, l'abbiamo considerato adeguatamente questo aspetto qui. Mi rivolgo soprattutto a Manuela e Roberto, che hanno una certa esperienza. Ma va tolto il limite allora, perché se parli di rinnovo, come dice Alberto, è chiaro che il limite va tolto, perché prima non c'era e quindi hanno 24 metri di resti annessi senza il limite dei metri quadri del terreno. Abbiamo introdotto noi il limite minore, quindi Non avevano so più. se c'è modo, no, non oggi, casomai prendiamo un appunto di differenziare il rinnovo di quelli esistenti dalla realizzazione di nuovi manufatti, nel senso che se uno lo realizza ex novo, no, gioca con un sistema di regole chiaro e decide. È per chi l'ha già realizzati, magari può esserci il problema, insomma. Ora ragazzi, io vi dico una cosa, se uno compra un campo di 2500 metri, se ci mette un trattorino o qualcosa, sono pochi 12 metri quadri, secondo me. Perché un sia uniforme a 24 metri quadri sia inferiore che superiore? Questo non lo capisco. Ragioniamone, Riccardo, non è che. No, in effetti credo che la proposta di Riccardo sia quella di dire se introduciamo un limite dimensionale al fondo, non è detto che le esigenze siano diverse, no? In termini manutentivi, cioè quindi le attrezzature di cui hai bisogno per potersi alloggiare in un manufatto, come dire, che è a servizio dell'attività agricola amatoriale che ci svolgi sopra, non è che è direttamente collegato a quanto è grande il terreno, no? Quindi probabilmente, come dire, muoversi in questo modo, pur mantenendo, diciamo, anche un legame con la norma, scusate, con la dimensione del terreno, va esteso, ecco, se vogliamo mantenere il limite, cioè le soglie che sono stabilite come dimensione minima catastale, insomma, ecco. Allora io direi di prenderci due appunti. Uno è questo, cioè valutare la possibilità di ritenere che 24 metri quadrati possa andare bene, diciamo così, per vari. La ritiri fuori la norma, Fabrizio, scusa. Però scusate, secondo me non avete colto una sfumatura, eh? Cioè il Può problema è essere. che la sfumatura è sopra 2005 e sotto 2005, quindi allora se uno ha un fondo di 100 metri quadrati può Sì, ma farsi un infatti giornalista agricolo. l'ho colto il senso invece, ma se uno ce l'ha di 2499 metri, allora quelli di 2501 sì, ma gli attrezzi servono indipendentemente che sia superiore a 2500 o no. Gli attrezzi sono quelli, servono per il terreno. Per me è sbagliato, è un'opinione. no, ma quello. Roberto? Roberto? Sento. Attualmente la norma non contiene nessun limite dimensionale. No. Che problemi ha creato? Quelli che dicevo io, cioè delle volte problemi con, diciamo, di rapporti tra L'unici problemi decisioni. che hanno creato sono stati i cavalli, quelli manufatti per il ricovero degli animali. Quella è un'altra cosa. Questi qui problemi non hanno creato. Francamente, che mi ricordo io, poi sentiamo anche la Manola, ma io che mi ricordo io questi manufatti qui no. Qualcuno che lo trasforma, sì, ma quello è una Io bugia. sai, non li ho gestiti, eh. Io li gestivo quando era l'edilizia, che tanti diventavano poi abusi perché la gente non ci metteva il trattorino, Sì, ma non ci ci faceva metteva altre le cose. galline, Ecco, ma ci questa è la metteva. mia esperienza. Questo, sì, ma Hai siamo ragione, rimasti qui. Manola, ma l'abuso può andare sopra 2500 si consente sempre e sotto no. È uguale, cioè in questa logica. L'abuso è l'abuso. Però se fai un discorso di contenimento, di deposito, è anche vero che insomma da 2005 a 5000 ti raddoppia la superficie del fondo. Allora hai bisogno di più oggetti da contenere rispetto che se ce l'hai meno, secondo me, poi. Secondo me no. No, ma Manola, infatti la mia era una proposta di mediazione, no? Perché salvando l'impianto della norma,
Penso che sia ragionevole aumentare la superficie concessa ai fondi inferiori a 2500, capito? Questo voglio dire. Perché in realtà, secondo come è fatto il fondo, può essere che tu abbia delle necessità in cui 12 metri quadri non ci stai dentro. Perché insomma, 2400, 2300, anche 2000 metri quadri è roba, eh? E se la devi mantenere in un determinato modo, insomma, l'ingombro ce l'hai degli attrezzi che ti servono. Tutto lì. Poi è chiaro che da un conto non deve venire fuori un contadino e l'annesso agricolo deve restare annesso agricolo, quello siamo d'accordo. Dopodiché non mi fate essere più troppo d'accordo con l'Eda, che sennò si torna ai tempi dello strutturale. Vi volevo chiedere una cosa a chi se ne capisce più di me, che io è un ambito che conosco, diciamo, poco. Secondo voi, qual è, diciamo, una superficie minima sopra la quale un tipo di manufatto di questo tipo serve davvero? A partire da che superficie può servire, insomma, un manufatto di 24 metri quadrati, che non è poco, eh? Ai fini del ricovero, dico, di attrezzi per l'attività agricola amatoriale. Secondo me dipende, non è soltanto una questione dimensionale, però è chiaro che ci occupiamo di urbanistica e quindi voglio dire, bisogna. Dipende anche dalla cultura che è piantata sopra il terreno, perché se Cioè. consideri un ulivo, Simone, c'è tutte le reti, che le reti portino via tanto spazio. Se c'hai un terreno che è coltivato, magari c'ha bisogno del trattore, c'è bisogno di altre attrezzature. Non è facile così fare una cosa. Dipende com'è fatto anche, se è vicino all'abitazione, insomma, l'annesso agricolo non è bisogno di Poi dipende anche la strada, che tipo di strada c'è, perché sai, se uno ci arriva col mezzo, col camioncino, carica lì, perché magari ha il garage a casa, ma se è un pochino più districato, diventa difficile. Dipende. Comunque, secondo me, i 2005 vanno portati a 1005, ovvero se intendete fare questa distinzione, io partirei con i 24 da 1500 e da 0 a 1005 potrebbe essere plausibile quello. Se proprio vogliamo dare questa divisione, fino a 1500 fai 12 metri quadri e oltre 1005 andrei direttamente a 24. Che ne pensano gli altri commissari? Io l'ho già detto, io eliminerei francamente la differenziazione da 0 a 2005, io lascerei tutto uguale. Cioè, tanto chi ha 100 metri di terreno, vedrai, lo fa un annesso agricolo di 24 metri, A no? parte che non esistono neanche i lotti di 300 metri quadri. Sì, appunto, per dire. Quindi, cioè, non ci vedo il problema. Cioè, il problema, non capisco il problema per cui uno non si faccia di 24 metri, non ci può mettere un trattorino per l'erba, un trattore, una moto zappa, eccetera, eccetera. Fai presto a riempirlo, Va bene, allora facciamo in questo modo. Il dibattito è chiaro e proviamo, diciamo, a tenerne conto e ci si ritorna su questo articolo, va bene? Antonella, allora segna articolo 49,6, verificare dimensioni e superfici del lotto agricolo. Io volevo chiedere un'altra Ce cosa. l'hai tutto l'elenco da discutere col segretario, no? Antonella, l'hai tenuto? Sì, ce l'ha Fabrizio, via via segna l'Antonella. Certo, tranquillo. Volevo chiedere un'altra cosa più avanti, che io riesco a capire forse se si va avanti nelle norme tecniche qui. Quando dice i manufatti dove abbiamo modificato la superficie minima da 5.000 a 2.500, no? Il comma successivo dice i manufatti non potranno avere un'altezza massima in gronda non superiore. Cioè, riesco a capire il significato. Non superiore a 3 metri. Ma non potranno avere? I manufatti non potranno avere un'altezza massima. C'è un aggettivo di troppo. Ma un non di troppo. Vale vato massima. Ma si può. No, Ma no, vale. Simone, va levato un non, va levato Non uno ne dei. vale È uguale, puoi anche levare. l'altro. Questo mi sentirei di levarlo senza sentire il segretario. Ecco, diciamo. Giusto. Va Bene, bene? questa è la correzione di un errore di italiano, quindi non credo serva.
un conforto ulteriore, ecco, siamo tutti d'accordo. Ok? Va bene, allora proseguiamo. Avanti. Allora, Veramente avevo chiesto se potevo intervenire sull'articolo 49 Graziano, sul BIM. scusa. Una volta tanto che qua non parlo mai, una volta tanto, vuoi a cane, fatemi Mi hai parlare. scritto in chat, non avevo visto, scusa. Vai. Ascolta, no, l'unica cosa era questa qui, per essere più chiari su quell'articolo lì sul B1, dove parli qua di specie equine, cavalli e compagnia cantando, ma non si può rifare come c'era prima. Cioè, come c'è nel vecchio regolamento urbanistico dove si dice ricovero di cavalli e cani da caccia al cinghiale, tanto per essere o qualcosa di simile, in maniera da essere più chiari, perché sennò quello vi resta Ma fuori. Cioè. dove grazie? Io non ho capito, dove? In fondo alla pagina 82 c'è il B1. Ce lo fai vedere a tutti, Fabrizio, così seguiamo quel che dice Graziano. 49,6B1. Ma io dubito che esista in biologia una distinzione netta tra un cane da caccia di qualsiasi tipo e un cane da caccia cinghiale. Cioè, c'è un problema proprio di natura scientifica sulla specie. Vabbè, sarò ignorante io, avrò parlato male. Diciamo per i cani da caccia, mettici, vai. Ma è uguale, il cane è il cane. Cioè, è un po' come dire se scrivessi una norma Vabbè. per un maschio con i capelli o un maschio senza capelli. Ecco, non Sì, so ho se mi hai capito, ma capito. il cane posso avere anche il cane che lo tengo in cassa nella cuccia. E può essere anche quelli che lo fanno canili come li fanno del resto, negli uliveti, nei boschi apposta. Graziano, scusa se ti interrompo, ma io non ho capito però il punto esatto. Lo possiamo leggere così capiamo? È questo, Simone, è dove ci sono le specie equine, per cui noi le Lo puoi abbiamo ingrandire, normato le. Fabrizio? Puoi ingrandire un pochino il testo? Sì. Perché qui non è solo un problema del cavallo, ma il fatto che questa dimensione, che è più ampia, è nettamente più ampia, è legata non tanto al problema della specie animale, ma vedete alle attività sociali, culturali, sportive, ricreative per il tempo libero. Cioè non è che è chi ha bisogno di appunto di ricoverare una I cani da bambina. caccia che c'entrano qui, scusate, io non Scusate riesco a capire. Fabrizio, scusate, ma non, così non si capisce. Va letta dall'inizio la norma, così altrimenti è un pezzo. Leggiamola dall'inizio. Allora, vabbè, la prima parte è sul ricovero degli attrezzi agricoli. Poi, per i nuovi manufatti per il ricovero di animali domestici. Quindi, fino qui, animali domestici. Ci sta dentro tutto, no? Ci stanno dentro cani, cavalli, insomma, qui ci sta dentro tutto. E c'è scritto: per le sole attività concernenti la tutela degli animali, nel rispetto delle disposizioni e dei requisiti minimi previsti dalla legge regionale, dal regolamento, eccetera. Questo Avanti. Fabrizio? è il regolamento che disciplina, Simone, appunto, la possibilità da parte dell'associazione di fare gattili, canili, eccetera, per finalità di natura sociale. Lo ricordate? C'è cioè un regolamento proprio specifico, no? Su questo. A cui si aggiunge appunto quella per il ricovero delle specie equine. Perché dopo Quindi, se te c'è il cane fai quello normale, cioè fai i due. allora, questa norma qui riguarda tutti gli animali, questa, quella che stiamo visualizzando ora. No, riguarda quelli che riguardano le fattispecie rientranti nella legge sulla tutela degli animali e nel relativo regolamento attuativo più i cavalli. Dopodiché invece c'è quella per tutti gli altri animali. Per tutte le altre specie di animali domestici, allora, capito? Quindi qual è la questione? Che il cane rientra, per capirci, nella prima, nel B1, qualora sia costituito dentro la dimensione sociale, associativa, cioè legata a alcuni tipi di finalità.
Invece il ricovero del cane, come del gatto, del gallo, della pecora, di qualsiasi altra specie, rientra in forma, diciamo, individuale, rientra nel B2. Quindi la questione della caccia non funziona perché o appunto c'è una costituzione in associazione, allora te puoi dal cane allo struzzo, ma c'è una forma costitutiva, associativa, che ti dà la finalità e quindi ti dà una dimensione. Se no invece, se non sei in una dimensione associativa, ma sei un privato, che tu ci abbia il cane, il gatto, il cavallo, eccetera, eccetera, allora applichi il B2, capito? Mentre prima nel RU c'era questa eccezione del cane da caccia, dal cinghiale, che però appunto è un'eccezione difficilmente confutabile poi in termini di diritto. Ecco, è un termine di chi lo controlla, cos'è cane da caccia, cinghiale. Quindi per il cane da caccia Metti non lo. cambia. Ci sono le Cane razze. è un cane che sia da caccia o non sia da caccia, cioè il cane è un cane che sia da caccia, al cinghiale è sempre cane, rimane. Quindi se è cane sta nel B2, se invece è cane, ma perché è legata alla dimensione associativa, che sia per la caccia o sia perché si fa la tutela dell'animale, basta che ci sia la dimensione sociale, la finalità sociale e associativa, allora applichi il B1, capito? Quindi la distinzione, per essere chiari, fra B1 e B2 è che nel mio B1 ci si muove una dimensione associativa, eh? Cioè associativa, e poi appunto siccome sappiamo che nel codice Camaiore c'è una dimensione associativa specifica per i cavalli, ampiamente nota, l'abbiamo richiamata, ok? Dopodiché per qualsiasi altro tipo di specie, per tutti gli animali fuori la dimensione associativa c'è il B2. Il B2 che assimila gli interventi alla lettera A. Diamo un'occhiata alla lettera A. Ok, Che è l'annesso di 24 metri o 12 di prima. Eh? vabbè, allora Graziano, qual era il tanto problema che tu? No, il Graziano. problema, no, il problema non è un problema. Dicevo, No, ma capito. nel vecchio regolamento si parlava specificamente di cani da caccia. Qui si parla di cavalli. Si può mettere anche oltre a cavalli ci metti i cani da caccia insieme? Cioè, non No, capisco. no, no, Graziano, te l'ho già spiegato. No. Graziano, ferma, ferma, no. Allora, non si parla solo di cavalli nella norma che stai leggendo te, si parla di tutti gli animali domestici. Sono citati i cavalli, ma ci rientrano tutti gli animali domestici. La differenza è quella che ti diceva Fabrizio. Nel B1 sono fenomeni di tipo associativo e quindi più grossi, diciamo, no? Del singolo cittadino che ci ha l'annesso. E invece il B2 è il singolo cittadino. In ogni caso, siccome poi il B2, no, equipara l'intervento ai 24 metri quadrati di cui parlavamo prima, se siete d'accordo, tanto quando torniamo a parlare dei 24 metri quadrati dell'annesso agricolo, magari chiariamo a parole anche meglio questo aspetto, perché vedi a parole o non solo, se è necessario fare qualche modifica. Vedi Graziano, se torni indietro, Fabrizio, scusa, torna alla pagina prima. Vedi Graziano, vedi B, c'è scritto nuovi manufatti per il ricovero di animali domestici, e B1 c'è scritto. Vai avanti, Fabrizio. Vedi che c'è scritto, scusa, torna su Fabrizio. Perché secondo me c'è un fraintendimento di questo tipo. Ovvero, qui ovvero non vuol dire solo cavalli, ovvero qui vuol dire nel linguaggio, diciamo, tecnico-giuridico, è una O disgiuntiva. Quindi, Però sembrerebbe essere per i cavalli, quello ha ragione, può no, essere. questo ve lo dico No, sembrerebbe. diciamo, da tecnico. Nel diritto. Ovvero vuol dire o, non vuol dire ossia, va bene? No, ve lo dico perché è un linguaggio tecnico, ok? Quindi, ovvero non vuol dire solo i cavalli, o i cavalli, ok? Quindi, per amor di Dio, tanto c'è da tornare sulla questione dei 24 metri quadrati, magari approfondiamo con Fabrizio questi due atti normativi che vengono richiamati qui, ma riferimento a tutti gli animali domestici, capito Graziano? Quello ovvero vuol dire o,
è in più, i cavalli sono in più, ma la Vale, norma ti vale per tutti. confermo che la legge 59 e il regolamento 38R riguarda proprio in particolare i gatti e i cani, cioè è proprio la tutela degli animali con specifico riferimento ai cani e ai gatti, capito? Quindi, perché ci sono tantissime associazioni in Toscana che si occupano del problema del randagismo dei cani e dei gatti e della loro, come dire, tutela, no? E hanno bisogno di spazi. E quindi questa legge va proprio incontro a questo aspetto. Dopodiché noi l'abbiamo estesa agli aspetti culturali, sportivi, insomma, non solo quelli legati al randagismo, e quindi ovviamente ci rientrano anche le specie equine. Però se, quello che conta appunto è la dimensione associativa, non la specie animale, è la dimensione associativa. Infatti, le squadre dei cinghiali sono associazioni. E a te lo chiederanno. Va bene. Articolo 50. Sull'articolo 50 mi risultano direttamente riferite a richieste di modifica all'articolo 50, due osservazioni che sono la progetto. Dicevi sempre il tema prima, se sono aree agricole. Scusa, hai ragione, scusa Riccardo, scusa. Tra l'altro è opportuno il tuo richiamo perché si cambia, diciamo, si cambia, insomma, ambito. Allora, siamo sempre nel territorio rurale, ma qui siamo nella, mentre fino ad ora abbiamo guardato le disposizioni, diciamo, generali e comuni alle varie aree agricole. Adesso qui si entra nella, diciamo, nei vari tipi di aree agricole, che vi ricordo, poi Manola Bonari e Fabrizio Cinquini mi correggono se sbaglio, che noi, diciamo, seguiamo questo schema perché legge regionale e PIT della Regione Toscana, no, diciamo, ci obbligano a seguire un certo tipo, insomma, di classificazione per tipi che appunto noi poi dobbiamo diciamo, verificare sul territorio. E quindi, insomma, il grosso delle distinzioni che trovate qui è l'applicazione seria delle norme, insomma, regionali che ci sono in materia. Allora, il primo tipo che troviamo sono le aree prevalentemente forestali, quindi le aree dove c'è, diciamo, una caratteristica che è quella della prevalenza del bosco, insomma, di tutta una serie di elementi di vegetazione naturale. Su questo articolo le osservazioni sono due, la 228 del Collegio dei Geometri e la 230 d'ufficio. Quella d'ufficio la vediamo direttamente sul testo. L'osservazione 228, per quello che riguarda l'articolo 50, si chiede di eliminare il riferimento all'articolo 36, al comma 4, e poi di aggiungere uno specifico comma che consenta di spostare l'immobile all'interno della riserva di pertinenza. Poi andiamo a vedere, siccome è l'osservazione parzialmente accolta per le ragioni più volte spiegate su come è stata presentata, poi andiamo a vedere in concreto che questo significa. Allora, articolo 50, vedete, il riferimento all'articolo 36 è stato tolto, No, quindi. non lo sto facendo ora perché ce l'eravamo scordati, perché in effetti, quindi guarda, lo sto facendo ora perché è 46, è proprio un errore di battitura, 46 e 47. Ok. Allora, vedete, queste sono tutte diciamo, le novità che sono state inserite. Ora, in alcuni casi erano, diciamo, omissioni nostre, mi pare di poter dire, cioè ci eravamo dimenticati di riportare alcune possibilità. Vedete, ed è stato messo la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo, ad
Allora, sono invece esclusivamente ammessi dal PO, in conformità alla disciplina di PS, la sola realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo necessari alla conduzione dei fondi delle aziende all'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 49,4 lettera A delle presenti norme. Quindi si dice che in queste aree questa costruzione è possibile. La costruzione di nuovi annessi agricoli necessari alla conduzione dei fondi delle aziende all'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 49,4 lettera B. E poi sono ammesse opere di conservazione del suolo, di drenaggio, di sistemazione delle vie di accesso, di integrazione, modifiche e miglioramento della viabilità a servizio delle attività esistenti e di ordinamento dell'attività agraria, le infrastrutture di impianti di pubblico interesse, e c'è scritto quali, quindi rete di acque potabili irrigue, rete di acque reflue, impianti di irrigazione, accumulo dell'acqua per uso agricolo, naturalistico e antincendio. C'è scritto che questi interventi e queste opere devono in ogni caso essere realizzate garantendo la conservazione e manutenzione dei beni minori di interesse paesaggistico e storico-testimoniale, come identificati nell'elaborato QC4 del PO, con particolare riferimento alle antiche percorrenze e alla rete dei percorsi storici e agroforestali. Queste dovrebbero essere tutte introdotte dall'osservazione d'ufficio, se non vado errato, poi magari lo verifichiamo e vedete, sì, 230, 230, 230. Perché insomma non erano state riportate alcune cose nell'articolo. Poi vedete, ci sono delle correzioni all'ultimo comma. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 48 in riferimento al mutamento di destinazione d'uso degli edifici a destinazione agricola, il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante in una categoria funzionale tra quelle previste è sempre ammesso. Il mutamento di destinazione d'uso di unità immobiliari esistenti a destinazione industriale artigianale e o commerciale all'ingrosso nella destinazione d'uso residenziale è invece ammesso in assenza e o qualora non siano realizzate le addizioni volumetriche aventi per oggetto la sopraelevazione degli edifici ad un solo piano di cui al precedente articolo 47, comma 6. Quindi si dice, fatto salvo quello che è disposto dall'articolo 48 sul mutamento di destinazione d'uso degli edifici a destinazione agricola, quindi tutto il tema, no, dei manufatti agricoli, quando è che possono fare il cambio d'uso in residenziale, la prima casa, eccetera, eccetera. Poi, no, il resto è sempre ammesso quando però c'è una destinazione industriale, artigianale e o commerciale all'ingrosso, nella destinazione d'uso residenziale il cambio d'uso è ammesso solo se non siano realizzate le addizioni volumetriche aventi per oggetto la sopraelevazione di edifici ad un solo piano, cioè le addizioni volumetriche diverse dalla sopraelevazione sono ammesse anche contestualmente al cambio d'uso. Questa è l'equiparazione nel territorio rurale di quello che abbiamo già scritto nel territorio urbanizzato. Vi ricordate sul cambio d'uso nelle zone B, dove noi abbiamo detto se un edificio è classificato B e ha destinazione industriale artigianale, il cambio d'uso lo può fare e può anche fare l'ampliamento di 40 metri quadrati, ma non può fare la sopraelevazione. Correggetemi se sbaglio, lo dico a Fabrizio e a Manola, ma questa è l'equiparazione. È esattamente la stessa norma che abbiamo già discusso, il territorio urbanizzato che riproponiamo anche pari pari nel territorio rurale. Sì. Senti, Simone, mi segnalano dall'ufficio che forse la lettura di qualche osservazione è saltata. No? Te nell'elenco che c'hai ce l'hai tutte quelle che hai citato, perché a noi ci risultano delle altre. Ora non so se ti hanno mandato un ulteriore elenco. Mi è stato mandato un elenco nel quale l'ufficio ha indicato quelle che riguardano direttamente l'articolo e non quelle in cui l'articolo è semplicemente citato ma non lo riguardano. E io sto seguendo quello. Quindi ve lo dico perché
Sì, per capire. Sostanzialmente io sto citando le osservazioni nelle quali la modifica riguarda la norma e sono evidenziate in giallo, però se mi sto sbagliando, allora le cito tutte, ecco, nel senso che un attimo, verifichiamo questo aspetto. Andiamo avanti, sto cercando di chiarire con l'ufficio, Simone, Ora, casomai si torna indietro. allora, in definitiva, l'osservazione che hanno presentato i geometri. No, per chi non la vedo riportata, no? Citata quella che chiedeva di eliminare il riferimento all'articolo 36. Quella è Questa qui stata accolta. è stata accolta? Quella parte lì è stata accolta. E qui, guarda, la comma 4, vedi? No, Ah, ecco perché, no, ah, ma non è stata. Ah, perché io non ce l'ho così, eh? infatti, lo dicevo prima, quando leggeva Simone, che Ah. diceva che io mi sono accorto che si era accolta l'osservazione, ma non avevo fatto la modifica, e l'ho fatta in diretta mentre Ah. si diceva, Riccardo. Ah, scusa, perché stavo No, leggendo no, no. un'altra cosa. Ti volevo chiedere una cosa, lì dove c'è la modifica articolo 36-46 sopra, c'è scritto in questo quadro gli strumenti attuativi del piano operativo, se si corregge attuativi. Vai. Manola, io Sì, dimmi. volevo dire questo. Se io sto leggendo solo quelle che nello schema che mi ha mandato l'ufficio da ultimo sono evidenziate in giallo. Sì, ecco, mi dice l'ufficio, ci sto parlando al telefono, che ci sono anche, chiaramente in giallo sono in pratica le osservazioni accolte o parzialmente accolte, quelle evidenziate in giallo. Non vengono citate quelle non accolte. Allora è inutile, cioè quella suddivisione lì allora è inutile, nel senso che Ma no, le l'osservazione. altre volte lo dicevi quelle non accolte. No, ho capito, ma io, vabbè, mi è stato mandato un secondo file con quelle evidenziate, con alcune evidenziate in giallo. Io avevo capito che era stata fatta una distinzione fra quelle che riguardavano direttamente l'articolo e quelle dove l'articolo era stato citato, ma ho capito male io. E quindi allora le osservazioni vanno comunque viste tutte, no? In quel file che mi è stato mandato. È inutile che io ci abbia quelle in giallo, non mi serve a niente, perché tanto Sì, vanno no, viste serve magari per discuterle, nel senso che così si vede la norma come è stata accolta, modificata. tutte, no? Certo, però mancano quelle altre per la Commissione. E allora vorrà dire che in fondo tanto era una cosa che comunque avremmo fatto. Se abbiamo saltato qualche osservazione, ci si ritorna sopra, ovviamente. Lo Vabbè. dico al presidente della Vediamo, commissione. Perché... comunque. Ciao. Allora. Scusate, allora riprendiamo il filo 50. Allora, sull'osservazione 50, scusate, sull'articolo 50. A questo punto riguardiamo anche le altre. Vi chiedo scusa, ma avevo frainteso io. Le altre osservazioni sono dove l'articolo 50 è citato, poi bisogna vedere se è oggetto dell'osservazione o no. Allora, osservazione numero 37. In realtà l'osservazione numero 37 è di natura cartografica, quindi l'articolo 50
richiamato ma non oggetto dell'osservazione. Poi, osservazione 38. Anche qui l'articolo 50 è osservato, ma cioè è richiamato nell'osservazione, ma in realtà il tema che si pone, come nella numero 37, è da un lato di classificazione dell'edificio e dall'altro lato il cambio d'uso per la residenza, che è regolato dall'articolo 48 e non dall'articolo 50. Poi 39, idem come sopra. Poi 89, anche qui siamo di fronte ad un edificio classificato R3 e quindi diciamo il riferimento all'articolo 50 diretto non c'è, perché chiaramente l'edificio ha una sua classificazione con la norma di riferimento. Poi 326. Anche qui il tema è il cambio d'uso di un edificio di impianto storico da agricolo a residenziale. Qui tra l'altro l'osservazione è accolta, ma perché, come sapete, nel tessuto storico il cambio d'uso è ammissibile in residenza. Però anche qui il tema non riguarda direttamente l'articolo 50. 327. Ecco, il 327 effettivamente invece riguarda direttamente anche l'articolo 50, perché nell'osservazione 327 si chiede la modifica del comma 5 dell'articolo 50, introducendo sostanzialmente la possibilità di fare nuovi manufatti agricoli anche per le attività ludico-sportive. Viene detto dall'ufficio. È l'unico sportivo, magari il tiro al pattello, tiro al volo, anche questo. Qui viene scritto per le attività ludico-sportive, diciamo, la premessa è la volontà di un'associazione di promuovere l'uso e la scoperta del territorio attraverso l'utilizzo di insomma di varie no di varie attraverso la promozione di varie attività che si possono fare sul nostro territorio rurale. Però il problema, Riccardo, il problema è, così veniamo a al parere dell'ufficio, è che nel territorio rurale la legge non consente, se il territorio è classificato E1, no? Quindi area a prevalente destinazione forestale, non consente la realizzazione di immobili ad uso sportivo. Naturalmente nel territorio rurale si possono fare
previsioni per no, per investimenti sullo sport, ma bisogna copianificare l'intervento, cioè bisogna dare una destinazione sportiva all'area sulla quale si vuole intervenire e copianificare l'intervento con la regione toscana. Vi ricorderete che nella zona dell'Esemilia, per esempio, per fare semplicemente appunto un esempio, c'è stata sin dal piano strutturale la richiesta, no, di fare un'attività legata, no, all'uso del cavallo per ragioni sportive, un maneggio, e secondo certe regole l'abbiamo copianificata e l'abbiamo resa possibile. Non ci può essere una regola generale, ecco, che consente nel territorio rurale questo tipo di manufatti, di installazioni di questo tipo di manufatti. Va pianificata in modo specifico. Poi 416 anche qui l'articolo 50 è citato, ma in realtà una parte è cartografica dell'osservazione e l'altra riguarda la disciplina di un edificio classificato 2, e quindi anche qui vale quello che dicevamo prima, insomma, non è direttamente una questione che investe l'articolo 50. Poi 429 è la questione che più volte abbiamo affrontato dei nuovi solai e dei nuovi soppalchi. Anche qui l'articolo è citato, ma il riferimento non è all'articolo. 510. Anche qui viene posto un tema che è quello del rischio geologico, della possibilità di spostare il fabbricato per ragioni di rischio geologico, ma anche qui il tema non riguarda l'articolo 50, tra l'altro l'abbiamo anche già affrontato. 564. Anche qui l'articolo 50 è citato, ma in realtà la richiesta riguarda le possibilità di cambio d'uso residenziale regolate dall'articolo 48. Quindi anche qui non riguarda direttamente l'articolo 50, la 564. Questo è il quadro delle osservazioni sull'articolo 50. Osservazioni, si può andare avanti? Il Direi di testo non l'abbiamo guardato, sì, l'abbiamo già guardato tutto. sì. Sì, si è guardato prima. Perfetto. Guardato. Ok, articolo 51. Queste sono le aree prevalentemente agricole, produttive specializzate di costa e 2. Vedete la definizione al primo comma, comprende le aree, gli spazi, gli immobili che declinano e dettagliano gli ambiti da destinare a funzioni prevalentemente agricole del piano strutturale vigente e in particolare quelle produttive specializzate di costa, costituite prevalentemente da aree agricole bonificate di interesse produttivo in cui le coltivazioni sono in prevalenza rappresentate da colture di tipo intensivo ed estensivo, ovvero da colture ed elementi di un'agricoltura tipica dei territori irrigui, secondo le categorie delle strutture e delle attività tipiche dei contesti agricoli litoranei. Quindi Fabrizio mi corregge, Manola pure se dico una sciocchezza, queste sono soprattutto aree collocate nella piana, diciamo, fra Capezzano e Lido di Camaiore, è corretto?
Fabrizio. Sì, queste arrivano praticamente fino a Capezzano, fino a Capezzano. Ok. Allora, su questo articolo le osservazioni sono quelle che hanno inciso direttamente sulla norma, la 228 e la 230. La 230 è quella d'ufficio, la 228 è quella del Collegio dei Geometri, che sull'articolo 52 chiedeva la 54. solita correzione, cioè di eliminare il riferimento all'articolo 36. E poi anche qui era scritto aggiungere specifico comma che consenta di spostare l'immobile ricostruito all'interno della riserva di pertinenza. Ora, siccome questa cosa era già scritta prima, ma forse non ci siamo soffermati, io credo che questo tema dipenda dalle categorie di intervento che sono previste, no? Nel senso che è a seconda delle categorie di intervento che sono previste che tu puoi spostare o meno l'edificio. Quindi, poi magari Fabrizio su questo, no, spieghiamo meglio alla commissione le cose, perché poi tra l'altro la ritroviamo, così lo anticipo, la stessa richiesta il collegio la fa sull'articolo 53, sull'articolo 54 e sull'articolo 55, quindi su tutte le aree classificate E. Quindi almeno poi la vediamo una volta sola e non ci torniamo più. L'osservazione d'ufficio, appunto, la guardiamo poi sul testo. Poi invece, osservazioni dove viene richiamato l'articolo, ma che non hanno comportato modifiche e quindi o non sono state accolte o comunque non riguardavano direttamente l'articolo, sono le seguenti. Allora, osservazione 31, una parte è cartografica, quella normativa chiede dei chiarimenti, e però riguardano in particolare il cambio d'uso disciplinato dall'articolo 48. Poi 35. Riguarda in particolare l'articolo 53, quindi la vedremo dopo. 36. Anche questa verte in particolare sul 53, quindi la vediamo dopo. 41. Stiamo guardando, scusate, articolo 52, no? Stiamo guardando? ma il 51 si è fatto, ma smetti. Riccardo, Sì, ma io ho messo saltato un pezzo di più, mi sembrava. mi sbaglio io. Scusa Fabrizio, puoi riaprire la norma? Prima si è guardato 50. Puoi aprire la norma, Fabrizio, scusa. 51, siamo al 51. Appunto. Scusa, sono allora che ho saltato. Allora, 228 e 230 sono, insomma, lo citate correttamente. Poi, allora, se è il 51, si va direttamente alla. Chiedo scusa, scusate, sono stato io che ho commesso un errore. Si va alla 66. Dove viene chiesto che le zone agricole abbiano un indice di fabbricabilità. Ovviamente non è possibile per legge. 67, idem. 127, 127,
riguarda la resede e quindi non riguarda in particolare l'articolo in esame, la disciplina della resede nel territorio rurale. Poi, 306. Anche qui mi pare che diciamo, la questione non sia centrata sulla norma, perché in realtà l'edificio è classificato 2 e quindi le possibilità di intervento sull'edificio classificato numero 2 dipendono dalla sua classificazione e quindi non investono direttamente, diciamo, la norma della zona. Poi, Scusa, in relazione a questa osservazione qui, perché non la capisco proprio nella sintesi, come è stata formulata, cioè non capisco se l'oggetto è l'edificio, chiaramente non è pertinente all'articolo che si sta guardando, qua, o invece l'accessibilità al lotto, diciamo così, insomma, via, alla proprietà. Perché introduce un elemento che riguarda lo spostamento dell'accesso. Osservazione 306, sì, vediamo se l'ufficio ci offre un No, chiarimento. infatti, nel senso, si può anche rivedere nel caso, perché mi sembra, cioè, se siamo nelle aree produttive della costa, non so, mi sembra che in caso di possibile frana della strada, non lo capisco, cioè che frana ci deve essere lì a Capezzano. Perché, come dire, la questione mi pare pertinente, ma in altri contesti, cioè laddove magari Tra la. l'altro vedete l'ubicazione è via del Pezzinio a Capezzano Piano, le vedete? C'è scritto nella sintesi dell'osservazione, in una delle colonne del registro delle osservazioni c'è scritto. Ragione, ragione. Vabbè, allora intanto l'ufficio guarda e intanto andiamo avanti, così cerchiamo di capirla meglio. 308. Riguarda altri articoli, quindi anche qui la norma è richiamata, ma non è oggetto dell'osservazione. Poi 354. Ma allora, questa direi che invece riguarda tutto sommato l'articolo, perché effettivamente si tratta di un manufatto inserito in zona E2, e quindi è quella, no, di cui stiamo discutendo, e si chiede che sia mantenuta la possibilità di ampliamento di 20 metri quadrati e il cambio d'uso limitato a prima casa, e diciamo per quello che riguarda la prima casa, la disciplina in realtà è nell'articolo 48, però in alternativa, se non è possibile il cambio di destinazione d'uso, si chiede la possibilità di ampliamento con addizione volumetrica e sostituzione edilizia. E la proposta dell'ufficio è non accolta, rilevando tuttavia che gli interventi ammissibili e le possibilità di mutamento della destinazione d'uso del patrimonio edilizio esistente in territorio rurale sono definiti dal PO, in rapporto ai caratteri morfotipologici o alla destinazione d'uso originaria dei manufatti che tuttavia non sono riscontrabili nell'osservazione. Tali disposizioni superano la disciplina di cui alla legge regionale 3 del 2017, in linea generale,
propongono parametri e indicazioni meno restrittive di quelle regionali. Quindi viene sostanzialmente detto dall'ufficio che, diciamo, le possibilità che vengono concesse appunto ai manufatti collocati in zona E2 contengono parametri e indicazioni meno restrittive di quelle regionali, quindi che insomma abbiamo offerto diverse possibilità. Quindi poi vediamo nell'esame della norma, insomma, le cose. Poi 395 è la richiesta di un indice di fabbricabilità nel territorio rurale, e chiaramente non è stata accolta. 423 Ecco, allora qui diciamo così, il cittadino chiede di poter spostare l'edificio fuori da una fascia di rispetto nel quale l'edificio si colloca. Gli viene detto di no dall'ufficio, cioè come parere, diciamo. Anche qui forse vale la cosa che diceva Jacopo prima, cioè probabilmente questo dipende dalla classificazione dell'edificio, che qui non emerge nella sintesi, perché in realtà noi, no, delle possibilità di spostamento nei casi, insomma, di pericolosità li abbiamo consentiti. Quindi magari, ecco, vediamola meglio. Ti confermo Simone, anche per l'osservazione di prima è il caso che stavi citando, cioè sono edifici che per noi hanno un valore storico documentale, sono classificati due e quindi ricadono negli interventi che possono essere realizzati per questi edifici e non gli spostamenti. Sì, Manuela, quello che dicevo sull'osservazione di prima però non era tanto relativa all'edificio in cui si capiva che ci potesse essere questo problema di classificazione, quanto all'accessibilità dell'osservazione di prima. Perché nella sintesi si percepiva che c'erano due questioni, una legata all'edificio, una legata all'accessibilità. Per cui lo spostamento mi pare che in quel caso si chiedesse soltanto Ma il... l'accessibilità, Jacopo, è collegato all'argomento dell'osservazione. Se te vedi, ti dice la proposta in contropartita, la proprietà in contropartita è disposta a cedere 2 o 3 metri di terreno per l'allargamento della sede stradale. Se non accogli il fatto di far spostare il fabbricato, conseguentemente non accogli neanche, cioè non ti interessa neanche la superficie stradale che loro sarebbero intenzionati a cedere. Mi ridici il numero dell'osservazione, poi magari si torna, perché Non mi sembra... è la 306? Sì, hai Sì, la ragione. 306, è la 306. Allora, poi abbiamo l'osservazione 429, che è la dei solai, insomma, proposta dal Collegio dei Geometri. Ce la ritroviamo sempre. Abbiamo, insomma, risolto il tema diverse commissioni fa. 468 poi. Qui la prima parte dell'osservazione è sulla classificazione dell'edificio. La seconda parte della classificazione e la seconda parte dell'osservazione è cartografica. La terza parte dell'osservazione riguarda l'articolo 5, la quarta parte dell'osservazione riguarda l'articolo 48. Quindi l'articolo 51 è citato perché il fabbricato, oggetto dell'osservazione, è inserito in area E2, ma l'osservazione verte su altri articoli.
Poi 469. Stessa cosa, come la 468. 478. La 478. Spengi il microfono per favore. La 478, anche qui si parte da un edificio che è inserito in area E2. Qui si pone un tema che è quello della possibilità di utilizzare questi immobili che non svolgono più una funzione agricola diciamo, con una dargli una funzione turistico-ricettiva. Però viene proposto, diciamo, un intervento sostanzialmente di nuova edificazione, se leggo bene la sintesi, perché si chiede la possibilità sul modello glamping di realizzare piccole unità ricettive autonome e quindi con un fenomeno appunto che è di nuova edificazione. Simone, posso un'osservazione? Sì, aspetta, finisco soltanto di guardare l'osservazione per darne una restituzione completa. E quindi viene posto il problema che l'articolo 51 prevede, no, la possibilità di usi turistico-ricettivi degli immobili, ma non prevede il dimensionamento di queste strutture. E quindi si chiede una disciplina di questa attività e quindi la possibilità di dislocare almeno 16 persone in 4-5 strutture, ciascuna da 2-4 persone l'una, e sempre per attività ricreativo-ricettive la possibilità di realizzare tende o tende su strutture fino a metri quadrati 200. L'ho anticipato io, insomma, qual è il parere dell'ufficio. Il problema è che viene, diciamo, letta questa osservazione come un impegno di suolo inedificato in territorio non urbanizzato, in territorio rurale, e quindi c'è un problema di variante al piano strutturale. Ecco, viene detto però nell'istruttore dell'ufficio: si rileva tuttavia che la proposta riveste in termini generali contenuti coerenti con gli obiettivi di governo del territorio e potrà eventualmente essere valutata con un'apposita e puntuale proposta di variante contestuale al piano strutturale e al piano operativo. Cioè, siccome l'osservante ha proposto un intervento di natura turistico-ricettiva, anche insomma spiegando che ci può essere l'attenzione sotto il profilo ambientale al tipo di strutture che si utilizzano, viene detto in questa fase questa osservazione non è accoglibile perché si concretizza come un nuovo impegno di suolo in territorio rurale che non è ammissibile perché non è stato oggetto di piano strutturale, però una variante al piano strutturale, al piano operativo, potrebbe consentirlo, un tipo di intervento di questo tipo. E in prima battuta viene rilevata, una coerenza rispetto agli obiettivi che l'amministrazione, insomma, si è data sin dal piano strutturale. Scusa Jacopo, finivo solo appunto di illustrarla correttamente. Prego. No, va bene. Cioè, quello che ha detto l'ufficio, volevo far rilevare questo. Cioè, la possibilità che mi pare di capire dalla sintesi di una coerenza con la pianificazione nostra e quindi la possibile considerazione come per altri impegni di territorio rurale per procedimenti di variante
da seguito dell'approvazione del piano. Allora, 491. Sostanzialmente si chiede la possibilità di mantenere nel territorio rurale la possibilità di sommare l'ampliamento e il cambio d'uso in residenziale. Quindi è il tema che abbiamo discusso, insomma, moltissime volte dei limiti nel territorio rurale sugli interventi che cumulano le due cose. Cambio d'uso e interventi di ampliamento sugli edifici esistenti. Poi 493. Pone lo stesso problema della 491. 517. In realtà qui l'osservazione verte sull'articolo 68, quindi poi la ritroveremo lì. 629. Niente, è richiamato l'articolo, ma non è oggetto dell'osservazione. Quindi adesso possiamo andare a vedere il testo dell'articolo 51. Fabrizio. Allora, scorriamolo. Gli interventi e le opere ammesse dal PO devono in ogni caso essere realizzate garantendo la conservazione e manutenzione dei beni minori di interesse paesaggistico e storico-testimoniale, come identificati nell'elaborato QC4 del PO, con particolare riferimento alle antiche percorrenze e alla rete dei percorsi storici e agroforestali. È Questa è la uguale, fase che. la ritroveremo in tutte le zone perché come l'abbiamo proposta all'articolo 50 la riproporremo poi al 52, al 53 perché appunto è una norma di buon senso e quindi l'abbiamo aggiunta in tutti gli articoli delle aree agricole. Scusa un attimo. Ah, scusa. No, dicevo solo che è una delle cose, se vi ricordate, che abbiamo discusso forse nella prima commissione, cioè il tentativo di proteggere e difendere il nostro patrimonio territoriale di sentieri di interesse Infatti, storico e paesaggistico. ma infatti volevo dire questo, e cercare, vista la norma che inseriamo, di recuperare quelli che alcuni proprietari hanno chiuso. Perché io le giro, per tutte le nostre colline, ci sono veramente dei sentieri che i proprietari hanno chiuso arbitrariamente, secondo me. Purtroppo è una segnalazione abbastanza diffusa, anche nel percorso partecipativo, de devo dire, Simone se lo ricorda, cioè è stata segnalata più volte, è il motivo per cui poi alla fine abbiamo aggiunto anche questo comma, per vedere se magari con una norma un vigile urbano ha un pochino più di strumenti, diciamo, per imporre, no? Un'ordinanza o una, come dire, un provvedimento di messa in pristino, no? Sì. Dicevo Fabrizio, siccome avevo anticipato, no, che il Collegio dei Geometri pone il tema dello spostamento dell'edificio all'interno dell'area sede, vogliamo chiarire, cioè, a quali, cioè, in realtà non, questo tema dipende, no, dal,
dalle categorie di intervento ammesse. La vuoi dare una precisazione su questo, per quello che riguarda le aree che stiamo guardando? Perché poi tanto poi ce lo ritroviamo nel 52-53. Sì, questo, la norma sul patrimonio edilizio esistente non cambia da zona a zona, quindi gli interventi che sugli edifici vengono resi ammissibili dal PO non è dipendente dalla zona, ma appunto dipende dalla classificazione. Quindi è evidente che gli edifici storici, ovviamente non avendo una categoria di intervento che gli consente la sostituzione edilizia, ristrutturazione edilizia ricostruttiva, non sono interessati a questo tipo di comma perché ovviamente non si sposterebbero comunque, perché appunto la norma di piano operativo gli consente interventi che non prevedono la demolizione. Per invece gli edifici recenti, che siano residenziali, agricoli, eccetera, siccome la norma in diversi casi consente fino alla sostituzione edilizia, in alcuni casi anche con l'incremento volumetrico, è chiaro che la nostra legge regionale impone ai piani operativi di indicare la reserve di pertinenza entro cui sono ammesse le trasformazioni, cioè chiede al piano operativo di individuare l'ambito entro cui questi interventi possono essere eseguibili, perché altrimenti voi sapete ci possono essere fondi agricoli molto piccoli, ma nei territori agricoli ci possono essere anche fondi agricoli grandi ettari, no? E quindi con il rischio di poter quindi spostare gli edifici o di fare trasformazioni rilevanti per ampie superfici di territorio agricolo. Allora, in questi casi i comuni hanno due possibilità: o la rappresentano in carta, vi ricorderete per esempio il vecchio regolamento urbanistico aveva fatto la scelta di indicare la risiede in pianura, proprio cartograficamente, e poi di indicarla in termini normativi in collina. Col piano operativo abbiamo deciso di uniformarlo e quindi di definirlo solo in termini normativi e non cartografici, e quindi è un ambito entro cui avvengono queste trasformazioni. È un obbligo, diciamo, stabilire la dimensione. Non, la legge non dice quale sia la dimensione della reserve, perché questo è compito del livello locale, ma che debba essere definito è un compito, non può rimanere indefinita, perché altrimenti se no rimarrebbe indefinita le capacità di controllo, diciamo, delle trasformazioni da parte dei singoli cittadini. Noi abbiamo definito i 30 metri, dopodiché abbiamo però, sulla base di diverse osservazioni, ordine geometri, ordine architetti, ma anche molti privati, eccetera, vi ricordate, abbiamo già discusso nella disciplina generale, ammessa alcune deroghe a questo principio, che riguarda per esempio le esigenze di messa in sicurezza idraulica e geomorfologica, motivi di sicurezza, cioè ci sono una serie di eccezioni che possono essere ammesse, diciamo, di deroga dal limite dimensionale della riserva, e questa viene concessa caso per caso, valutando, diciamo, la motivazione che sottende a questo tipo di deroga da parte del Consiglio Comunale. Sì, scusa Fabrizio, possiamo tornare, diciamo, nella parte iniziale dell'articolo per far vedere a cosa sono equiparati qui gli interventi sull'esistente? Sì, qui troverete sempre, vedete, nelle norme del territorio agricolo, il rimando all'articolo famoso 46-47, no? Che era quella correzione, dove appunto ci sono disciplinati tutti gli interventi per tutti gli edifici. Poi che cosa si può fare invece di nuovi edifici da parte dell'imprenditore agricolo o del conduttore del fondo? E poi dopo la disciplina delle funzioni, no? Cioè, o anche opere accessorie, tipicamente nell'area agricola c'è tutta una serie di interventi. Quindi la struttura della norma in area agricola è sempre la stessa, cioè gli edifici si muovono con la sua loro disciplina, la nuova edificazione ammessa caso per caso, secondo tutta l'articolazione che abbiamo discusso all'articolo 49, e che cambia ovviamente da zona a zona. Ok, quindi diciamo la risposta alla domanda del Collegio dei Geometri sta quasi sempre, lo vedete, nell'articolo 47. Sì, Vogliamo andarla a riprendere un attimo, Fabrizio, l'articolo 47? sostanzialmente tutto nel 47 e poi nella definizione di resede che è nella disciplina generale, cioè mi sembra sia all'articolo 10 o 16, non ricordo bene. Perché qui poi categoria per categoria di edifici, vedete prima quelli storici, poi quelli recenti, si indicano tutti gli interventi ammessi, ma sono gli interventi ammessi nei limiti del resede di pertinenza, sempre. Quindi con tutta questa roba che vedete qui che ammettiamo, vedete,
molti casi la sostituzione edilizia, le piscine, gli interventi pertinenziali, ecco, tutta questa roba qua è eseguibile dal privato, ma dentro il perimetro della sede, salvo le deroghe che concede il Consiglio Comunale per motivate esigenze che abbiamo detto. Sì, questo per dire che nel territorio rurale, correggimi se sbaglio, Fabrizio, dentro la risede, se un edificio è recente, quasi sempre, ora poi via via lo controlliamo nei vari che troviamo, ma quasi sempre fa gli interventi massimi che si possono fare su un edificio esistente, perché vedete, torna su Fabrizio, c'è anche la sostituzione edilizia. Con incremento volumetrico, con incremento volumetrico. C'è un unico caso che non possiamo ammettere, che è la domanda che ci fa sempre a Michela, oggi non c'è, ma sono convinto che ce l'avrebbe chiesto. O come mai un annesso agricolo che può mutare di destinazione d'uso non può aumentare? Questo c'è una limitazione di legge, cioè gli articoli 81, 82, 83 della legge regionale dicono che in caso di mutamento di destinazione d'uso con sostituzione edilizia, non è ammesso l'incremento volumetrico. Vi ricordate tutta la discussione sugli 80 metri quadrati in caso di sostituzione edilizia? Cioè, questo qui non è che è una nostra fissazione, è la legge regionale che impone che laddove c'è la sostituzione edilizia non può essere con incremento volumetrico in caso di mutamento di destinazione d'uso da agricolo ad altre destinazioni. Ok, allora ora siamo all'articolo 52, giusto? Sì. Qui Articolo 52. siamo per capirci nella conca di Camaiore, ecco per capirci. Quindi aree sempre prevalentemente agricole dell'entroterra vallivo. Ok? Allora, articolo 52, le osservazioni, in parte avevo già cominciato a guardarle prima, e quindi le possiamo scorrere velocemente, sono la 228, che è sempre del Collegio dei Geometri, sulla quale non serve tornare perché pone i temi che abbiamo affrontato ora. La 230, che è quella d'ufficio, e poi la vediamo. Poi avevamo cominciato a vedere alcune osservazioni che erano la 31, le riprendo velocemente. È il tema del cambio d'uso, quello di cui abbiamo discusso ora, oltre alla richiesta di una serie di chiarimenti. Tant'è che è citato il 52, ma in realtà si rimanda, insomma, l'attenzione all'articolo 48. Poi la 35, che in realtà verte sull'articolo 53, la 36, che verte in realtà sull'articolo 53. Poi, Si 40, vedono dopo. si vedono dopo, sì, certo. 41, vabbè, qui si chiede quasi un parere, e quindi c'è un... Ma non riguarda l'articolo 52, riguarda l'articolo 48, cioè le possibilità di cambio d'uso in residenziale. Ed è anche parzialmente accolta perché il 48 a certe condizioni il cambio d'uso lo ammette, però non riguarda l'articolo 52, citate e basta. Poi 59. In realtà qui siamo nella zona, no, siamo nella zona giusta, e 3, però anche qui il tema che viene posto è il cambio d'uso, e cioè l'articolo 48. 66, il cambio d'uso residenziale, intendo. 66. Si chiede un indice di fabbricabilità, non è possibile, non accolta. 67, stessa cosa, non accolta. 232.
Ci arrivo, scusate. 232. È sempre il tema di cui parlava Fabrizio, cioè la possibilità di cumulare più interventi, ivi compreso il cambio d'uso. E il parere non accolto perché si va appunto oltre i limiti di legge DPS. Poi 373. Sempre il solito il tema, è quello del cambio d'uso collegato ad interventi di ampliamento e quindi quei limiti che ci diceva Fabrizio, richiamati esplicitamente nell'istruttore dell'ufficio, cioè l'articolo 83, legge regionale 65 del 2014. 374. Si chiede che il terreno sia edificabile e non è accoglibile, ovviamente. Edificabile in senso residenziale. 390. Allora, questo è uno di quei casi in cui il piano strutturale non prevede questo tipo di intervento, però la proposta in termini di coerenza con gli obiettivi di governo del territorio è apprezzabile, quindi è una di quelle che potrà essere insomma, rivalutata quando ci sarà, diciamo, occasione di fare una variante al piano strutturale, oppure, come spiegava Fabrizio Cinquini in una delle sedute della commissione, anche su iniziativa attraverso le regole dello sportello unico delle attività produttive, perché questa richiesta consiste prevedere insomma, nella zona insomma, in una zona vicino a Vado la Dove possibilità. siamo precisamente? Io riesco a capire dove siamo. Siamo a Vado. Vado dove? Perché io a Vado ci conosco, ma non so dove siamo in questa zona qui. Sì, Forse è un Vado spostato dentro via di mezzo, in fondo che c'è una strada che va verso il bosco. siamo in una zona rurale, Riccardo. Comunque adesso diciamo, l'ufficio, mentre io la guardo, l'osservazione insomma, te lo dice meglio. E tra l'altro, insomma, la proposta è anche interessante perché è di carattere turistico ricettivo e poi a livello perequativo c'è anche una proposta, insomma, che riguarda la viabilità. Volevo capire dall'ufficio, è praticamente la zona dove sussiste un campo dove si allena la squadra del Rione Vado? È di No, fronte più o meno? non credo proprio, Riccardo. Se ricordo bene qual è, non credo proprio. Ma che via è, scusa? Allora, se date modo all'ufficio. Lo stiamo cercando, Riccardo. Ma mi dite una cosa che non sto seguendo, Oria. Che numero è l'osservazione? La 390, però io lo facevo per completezza di informazione perché tra l'altro Ah, è ma è una una proposta. bella. No, certo, è una proposta. No, lo dico a Graziano Dalle Luche che ha detto che non aveva, no, seguito insomma qual era l'osservazione. Cioè, per completezza è corretto insomma che la commissione lo sappia. È una di quelle osservazioni che in ogni caso andranno riviste quando, insomma, verrà fatta una variante al piano strutturale, perché in questa fase comunque non è accoglibile. Però, vabbè, siccome effettivamente viene valutata come meritevole di attenzione per il futuro,
È corretto, insomma, che la commissione ne abbia piena consapevolezza, ovviamente, no? Quindi intanto vado avanti, appena Allora, l'ufficio è Riccardo, pieno, se abbiamo. volete ve lo dico, erra, lo sai dove rimane? Allora, sopra vado, c'è quella villa grande con tutto l'ingresso lunghissimo, è tutta la proprietà Oggioni. Non è presente? Non dire nomi, Oh, Antonella. scusatemi, è quella proprietà, è proprio la vita in cartografia, vado, rimane in alto a vado, è una casa Ma passi, che si vede molto scusa bene. un attimo, passi ci da passi. Cielo, passi da Cielo, Riccardo. Ma non ci puoi arrivare anche da Ci Vado? arrivi anche di Non là, vedo ci arrivi l'ingresso. anche di là, ma ci Sopra arrivi anche vado, da ci Cielo. puoi arrivare anche sopra Capito? Ma vado, eh. davanti al campo che dicevi io che si allena il Rione, sì che c'è l'ingresso, Sì, no? vabbè. Dopo lì prosegue il sentiero. Chiami Ho angolo capito. campo, va bene, sì, sopra quel campo lì sportivo, vicino lì, sì. Sì, ho capito, ho capito. Capito? La vedi bene Vabbè, perché è proprio una villa che la vedi benissimo, c'è cioè la villa principale e poi un annesso. sì, ho capito, ho capito. E la zona è tutta e tre, capito? È una Sì. proposta turistico-ricettiva alla quale è Sì. collegato anche un impegno sulla viabilità, che secondo l'amministrazione è una, diciamo, una proposta che può anche essere interessante per il comune, ma in ogni caso in questo momento non è valutabile positivamente perché andava discussa sin dal piano strutturale ed eventualmente copianificata in La quella. viabilità lì, Simone, la vedo dura, eh? Però insomma, un pezzo si possa migliorare di nulla. No, dico solo che meriterà un approfondimento nel Certo, senso competente. certo. Sì, no, dicevo, il miglioramento della viabilità la vedo dura. Ecco. Loro Bisogna fanno una andare. proposta che chiaramente andrebbe valutata. Noi ora non è che Riccardo abbiamo approfondito gli aspetti, diciamo, di dettaglio, perché tanto in questa sede non potevamo accoglierla, quindi avremmo perso, diciamo, del tempo se avessimo fatto No, ho un'istruttoria capito. così. Io, a me mi piace questo progetto, ma lo confermerà anche Graziano. Lì la viabilità, credo proprio. Che dici, Graziano? Ascolta, via Nardi non l'allarghi, via di Cielo Niden. Quindi Appunto. dentro ci puoi fare anche un'autostrada, ci puoi fare anche Bravo. una strada di 100 metri di larghezza, ma per arrivarci passi da uno spiro Bravo. d'ago. È quello che dicevo, infatti. Insomma, noi non ci siamo sentiti di scartarla per il futuro, ecco. E quindi, se siete d'accordo, la rimetteremo all'attenzione di chi gestirà eventualmente una variante, insomma, che poi sono impegni politici, questi, non è che sono impegni amministrativamente vincolanti, perché l'osservazione in questo momento non viene accolta, quindi è un modo, come dire, di testimoniare, quando, insomma, se lo riteniamo, no, che un'osservazione meritava di essere, no, valutata anche più attentamente, ma in questa fase non è possibile, insomma, ecco tutto qua. Scusate, avevo spento inavvertitamente il microfono. Allora, 395. Si chiede un indice di fabbricabilità sui terreni agricoli non accoglibile, la 429 è quella sui solai discussa e ridiscussa, la 431 si chiede sostanzialmente la possibilità di ampliare, di cumulare il cambio d'uso con interventi di ampliamento. E qui, oltretutto, se leggo bene la sintesi, c'è anche un problema di schedatura del fabbricato. No, al contrario, scusate. Si dice che questo, insomma, che questo manufatto ha una sua consistenza, una sua importanza, ma non tale da chiedere una classificazione storica. E quindi si chiede, insomma, una modifica normativa che consenta di cumulare il cambio d'uso in residenziale con interventi di ampliamento. È il tema trattato più volte, da ultimo da Fabrizio Cinquini. Poi
Poi le ultime due osservazioni che riguardano l'articolo 52 o in cui diciamo l'articolo 52 è citato sono la 496 e la 497. La 496. La prima parte è cartografica. La seconda parte è la possibilità di cumulare cambio d'uso e ampliamento, il tema ormai discusso e ridiscusso, oppure la possibilità di fare un ampliamento senza il cambio d'uso. Questo è il tema. E si dice, vabbè, per quanto riguarda la parte normativa dell'osservazione, le possibilità di intervento, no, sono già disciplinate nel PO, anche per quello che riguarda ovviamente le possibilità di intervento senza cambio d'uso. E poi vabbè, la modifica cartografica la vedremo poi nella fase cartografica. 497. È il solito tema. È il solito tema per quello che riguarda la parte normativa. Del cumulo di vari interventi di ampliamento col cambio d'uso. E le osservazioni sull'articolo 52 sono queste. Quindi adesso possiamo andare a vedere la norma. Fabrizio, se la puoi scorrere. Fabrizio, mi sa che non ci sente in questo momento. Allora, solita modifica chiesta dal collegio, che è un errore, che correggiamo, da 36 a 46. Avanti. Questo è il tema che abbiamo già visto, cioè la difesa dei percorsi storici. Questo è quello che abbiamo già visto, cioè la possibilità di fare addizioni volumetriche, diciamo, cumulate con il cambio d'uso, quando l'edificio di partenza è artigianale industriale. Ok. Possiamo andare avanti nelle osservazioni all'articolo 53. Allora, le osservazioni che riguardano l'articolo 53 sono le seguenti. 35 e 36, che ne abbiamo già viste prima, e che però riprendiamo per vedere se c'è qualcosa da, appunto, da aggiungere rispetto a quel che abbiamo detto prima. Ma non si è detto nulla prima, eh. Abbiamo detto che riguarda l'articolo 53. Sì, è vero, no? Guardavo quali erano, Riccardo, perché via via li guardo, no? Sì, sono quelle che abbiamo non esaminato perché riguardano il 53 e quindi le esaminiamo ora. Allora, viene detto, si nota che l'articolo 53,2 cita l'articolo 36 e vi segnaliamo che secondo noi c'è un errore. È l'errore che abbiamo già co corretto altrove, quindi questa parte è accolta. Dice sempre l'articolo 53 recita:
Fatto salvo quanto disposto all'articolo 48, in riferimento al mutamento di destinazione d'uso degli edifici a destinazione agricola, il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante da una categoria funzionale all'altra tra quelle previste è sempre ammesso. E dice l'osservante, questo rimando all'articolo 48 è di difficile lettura, il suo significato non è chiaro. Poi si domanda che cosa sia oggi questo edificio di cui è proprietario, eccetera. Poi si pone un problema. Diciamo appunto di possibilità di intervento sull'edificio, cioè il fatto che non si diciamo favorirebbe a sufficienza il cambio d'uso residenziale, quindi la possibilità no, di cumulare al solito vari interventi con il cambio d'uso residenziale. Ora, questa risulta parzialmente accolta, sicuramente è accolta per quello che riguarda il riferimento all'articolo 36, che giustamente era un errore. Quindi poi vediamo se diciamo, c'è qualche altra forma di parziale accoglimento. Lo vediamo nel testo, insomma. 36 è sempre, diciamo, ha un contenuto analogo quello della 35. Poi le osservazioni 66 e 67 le abbiamo già viste prima e non vertevano, mi pare, direttamente sull'articolo 53. Ora controllo, sì, sono quelle dove si chiede l'edificabilità del territorio, insomma, delle aree agricole. Poi la 141. Allora, la 141 si chiede, diciamo, norme che consentano il consolidamento di una rimessa agricola senza cambio d'uso. E quindi viene detto all'osservante che insomma, queste Non possibilità. capito, io non la capisco bene questa, onestamente, ma Simone, se me la puoi spiegare mi fai un favore. Cioè, cos'è, chi è e cosa gli si dà? Ma allora, la prima parte, ora intanto l'ufficio la prende, diciamo, la guarda, no? Però per quello che vedo io dalla sintesi, diciamo, l'osservazione è divisa in due parti. La prima parte chiede la La possibilità di seconda consolidare. l'ho capita, la prima no. Ma la prima parte chiede di poter consolidare un manufatto condonato, che ha già una sua dimensione, insomma, significativa, di 43, no? 47 metri quadrati, ha già un uso consolidato, cioè agricolo, ad uso rimessa agricola, però vedi è fatto di materiali, per quello che vedo io, precari, no? Legno, lamiera. E lui dice, posso io questa struttura che è condonata e che è fatta di materiali precari farci, no? Delle murature, diciamo, più stabili e quindi farci un intervento che sostanzialmente mi consenta di consolidarla la struttura, no? E quindi di usufruire meglio degli spazi e di renderla anche più sicura. E la risposta è, siccome vedi Riccardo, non viene chiesto un cambio d'uso, no? A differenza di altre osservazioni, la risposta è sì, perché no? C'è parzialmente accolta perché no, non è chiaro esattamente, diciamo, quali sono le esigenze fino in fondo, ma sostanzialmente l'ufficio dice gli interventi richiesti sono ammessi e disciplinati dal PO. Quindi non è che
interventi di consolidamento, no? Su un manufatto condonato ad uso agricolo senza chiedere il cambio d'uso si possono fare. Questo è quello che io capisco. Sentiamo l'ufficio se ho ricostruito bene o no la sintesi. Simone, io mi sono confuso, ho perso il numero dell'osservazione stavi guardando. 141. 141. Allora, intanto andiamo avanti, poi appena l'ufficio l'ha presa a mano, che l'ha letta nella sua interezza, vediamo se la sintesi che ho fatto è corretta o no. 217, 217. Allora, qui l'osservazione è divisa in due parti. Una è cartografica e l'altra, dove leggete in subordine, è normativa e si pone il problema di adeguare un'altezza interna da centimetri 193 a 2,70. E vabbè, e viene detto che ovviamente, vabbè, quella cartografica poi la vedremo, e è il tema, no, che abbiamo già, insomma, affrontato altre volte. Le norme igienico-sanitarie sono fissate da norme statali e eventuali, diciamo così, possibilità di deroga o, diciamo, la disciplina degli interventi, diciamo, strettamente necessari a forme di adeguamento igienico-sanitario saranno temi affrontati da regolamento edilizio. È chiaro che, insomma, qui si chiede un tipo di adeguamento molto significativo, perché no, da 193 centimetri a 270 non è poco. Poi 228 è l'osservazione del Collegio dei Geometri, che è, se non vado errato, uguale nell'articolo 53 all'articolo 52, esatto. Quindi ne abbiamo già parlato. 230 è l'osservazione d'ufficio, poi la vediamo nel testo. 395 l'abbiamo già vista prima, è la richiesta di un indice per quello che riguarda i terreni agricoli, di un indice di fabbricabilità non è accoglibile. La 429 è quella sui solai, che abbiamo discusso diverse volte. 498 Allora, qui si fa riferimento ad un intervento che fu approvato dal Consiglio Comunale con delle delibere di alcuni anni fa, e si chiede di poter mantenere quelle previsioni urbanistiche, quelle approvate con queste delibere. Il problema è che qui i fabbricati originari sono stati demoliti. E quindi poi c'è stato di mezzo un fallimento della ditta che era intestataria di questi beni, e quindi oggi sostanzialmente prevedere quelle cose che erano previste nella variante non è più possibile, perché oggi saremmo di fronte ad una nuova costruzione di edifici a destinazione residenziale. Quindi, per capirsi, c'erano delle delibere di consiglio che avevano approvato degli spostamenti di edifici esistenti, poi questi interventi non sono stati portati a termine per ragioni, insomma, legate al soggetto che era proprietario delle aree. Oggi quegli edifici non ci sono più, perché nel frattempo sono stati demoliti, e quindi, non essendoci più, oggi il piano operativo non può riprevedere quelle previsioni, perché non si tratta più di spostare edifici,
Ma si tratterebbe di un nuovo impegno di suolo nel territorio rurale. Questo Questo è. bisogna stare qui in via di contra. Sì. Io me lo ricordo, Riccardo, perché era un consiglio comunale. Era una variante che consentiva, per ragioni geologiche, di spostare degli edifici, sai, da una parte all'altra, per ragioni di rischio. E poi niente, la storia, no, la fa l'ufficio, e cioè, diciamo, le demolizioni originarie sono state fatte, quelle non funzionali allo spostamento. E poi però l'intervento non è stato portato avanti per ragioni, no, legate alle difficoltà insomma, del soggetto proprietario, e quindi purtroppo per la proprietà oggi questo intervento non è più fattibile. La sostanza è che era una variante che consentiva degli spostamenti di edifici esistenti, li spostava in zone meno pericolose. Però gli edifici non ci sono più nel frattempo, per cui adesso sarebbe nuova edificazione residenziale in territorio rurale, che è in contrasto con la legge. Ok? Questa è la sintesi. 630. Ecco, qui sostanzialmente si dice non ci consentite addizioni volumetriche. E si richiama una legge, la numero 3 del 2017, che le prevede. E l'ufficio dice, allora, intanto la legge non si applica, perché in realtà si applica solo quando il piano operativo non disciplina niente. E poi si dice, il PO, adeguandosi alle disposizioni della legge regionale 65-2014, disciplina interventi commisurati alle esigenze di recupero del patrimonio edilizio esistente. Questo direi che è il tema degli interventi che si possono fare sul patrimonio edilizio, diciamo, rurale, senza cambio d'uso. Ecco, poi magari su questo dopo a Fabrizio gli facciamo fare insomma, una spiegazione Tipo quella di prima, allora, ti ho chiesto quella di prima. tipo quella di prima, esatto. Quella di prima era più sul consolidamento dell'esistente, qui invece si pone un altro tema, no? Quello della possibilità di ampliamento senza cambio d'uso. Ora poi magari su questo ci torniamo appunto attraverso Fabrizio. Sull'articolo 53 io non ne ho altri. Dice anche però con accorpamento di volumi presenti nel reset. Si andava a guardare quella di prima, con accorpamento di... Vabbè, comunque dopo... Sì, comunque è il tema degli interventi ammissibili senza cambio d'uso, sostanzialmente, no? Questo è il tema. Allora, possiamo andare sul testo dell'articolo 53, Fabrizio? Allora, vedete la modifica solita che corregge l'errore. La tutela dei sentieri, e vedete, l'abbiamo già visto, le addizioni volumetriche nel caso della destinazione industriale artigianale. Fabrizio, ci sono diverse osservazioni
sostanzialmente, che pongono il tema degli interventi che si possono fare senza cambio d'uso sul patrimonio agricolo, no? Con destinazione d'uso agricola. Magari facciamo vedere alla Commissione, diciamo, dov'è il punto di riferimento di questa disciplina. Sì, dunque, su tutti gli storici che se sono a destinazione agricola fanno esattamente tutti gli interventi che fanno anche quelli indipendentemente, diciamo, dalla destinazione. Cioè, come vi ricordo, gli storici possono mutare destinazione d'uso, fanno gli interventi al pari degli storici in territorio urbanizzato. Quindi gli storici sostanzialmente sono equiparati in tutto e per tutto alla disciplina del territorio urbanizzato, e tant'è che se ora scusa, ci torno un attimo, vedete, si rimanda esattamente sia che sia gli edifici a seconda della classificazione, si rimanda esattamente alle norme sul territorio urbanizzato, su quelli di recente. E quindi, qualora un edificio storico sia a destinazione rurale, fa comunque gli interventi che può fare al pari degli altri edifici. Anzi, direi di più, perché qui sapete si applica tutta anche la disciplina del bonus prima casa, cioè tutto il tema della prima casa qui è ampiamente utilizzato, soprattutto per gli edifici classificati 2, che oltre all'addizione volumetrica propria possono fare anche quella legata, diciamo, alla prima casa. E il mutuamento di destinazione d'uso, quindi, negli edifici storici è sempre ammesso. I recenti a destinazione agricola, salva la norma sul territorio, quindi se rimangono a destinazione agricola, fanno gli interventi che ritrovate. Ora guardiamo se lo trovo: turistico ricettiva, commerciale, residenziale. Ecco. Quindi, allora, sono questi commi, i commi 1 e 2 dell'articolo 47. Allora, se sono edifici a destinazione agricola di imprenditori agricoli, fanno tutte le fattispecie di interventi che vengono fatti nell'ambito del programma aziendale, cioè li possono ampliare, possono fare tutta una serie di interventi che sono collegati all'azienda agricola in funzione del programma aziendale. Quindi senza programma aziendale fanno fino alla ristrutturazione edilizia ricostruttiva e l'intervento pertinenziale, ma poi in realtà, sapete, col programma aziendale possono essere fatte le addizioni volumetriche, gli ampliamenti, le sostituzioni, secondo quello che il programma aziendale argomenta. Per chi non è imprenditore agricolo, ma ha un manufatto a destinazione agricola, può fare, vedete, fino... Scusa Fabrizio, ti interrompo una cosa veloce, ma cos'è il programma aziendale? È quello Il che... programma aziendale è uno strumento attuativo. Si chiama Programma Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale Aziendale, e è lo strumento che contempla la nostra legge regionale a favore dell'imprenditore agricolo professionale. Cioè, quando l'imprenditore agricolo professionale è tale, e quindi ha l'azienda agricola, può proporre, diciamo, ai sensi, per realizzare nuovi edifici, quelli che si vedeva prima, no? Quindi il nuovo edificio per la residenza dell'imprenditore agricolo, gli annessi agricoli commisurati all'azienda agricola, anche quelli eccedenti all'azienda agricola, cioè tutta una serie di manufatti aggiuntivi rispetto a un conduttore normale, li può fare purché faccia questo strumento, che è una specie di piano attuativo, cioè uno strumento con cui, tant'è che lo deve essere firmato non da un architetto o un ingegnere, ma da un dottore agronomo forestale o da un tecnico, un agrotecnico, perché deve dimostrare che conducendo l'azienda agricola e quindi mettendo in produzione delle superfici fondiarie minime previste dal Ma piano questo territoriale. Che dice Riccardo? è tipo un business plan di un'azienda. Sì, è una via di mezzo, diciamo, fra uno strumento attuativo esattamente e un programma, però lui deve sostanzialmente dimostrare che intanto tiene a cultura una serie di aree agricole, no? Tot ettari di oliveto, tot a seconda diciamo, del tipo di coltura. Sulla base del quale, siccome dimostro, faccio un esempio, no? Produco vino, ho a cultura tot ettari di vino, avendo a cultura tot ettari di vino, ho bisogno di fare una cantina di tot metri quadrati per ricoverare le botti, eccetera, eccetera. Quindi è uno strumento duplice, perché argomenta, diciamo, le modalità con cui conduci l'azienda e di quali, come dire, beni strumentali bisogno, compresi i manufatti edilizi. È per quello che si chiama programma e non piano.
E viene peraltro approvato, lo presenta in comune, ma viene approvato dalla regione, cioè chi istruisce il programma aziendale è la regione del settore agricoltura, ok? Sulla base del quale, e qui noi non abbiamo nessuna, non possiamo disciplinare nulla, se non dove si possono ammettere e non dove non si possono ammettere, ma noi sostanzialmente, salvo rari casi, li abbiamo sempre ammessi. E quindi che lui fa questa cosa qui, tant'è che peraltro, essendo proprio uno strumento di questo tipo, per esempio c'è anche la parte delle garanzie assicurative, le polizze fideiussorie, cioè è tutta una strumentazione molto specialistica con cui il programma, fuori dal programma aziendale, cioè l'annesso agricolo che c'hai te o c'ho io, perché abbiamo l'oliveto o il campo, per capirci, fa gli interventi che vedi indicati qui, cioè fa fino, vedete, fa la manutenzione ordinaria, la straordinaria, la ristrutturazione edilizia conservativa e quella ricostruttiva, salvo che non voglia mutare di destinazione d'uso, cioè finché non muti destinazione d'uso, te comunque lo puoi mantenere, lo puoi anche per dire in parte ristrutturare, sostituire, eccetera. Se vuoi mutare destinazione d'uso, si entra nella famosa norma che disciplina le condizioni a cui il mutamento di destinazione d'uso può essere fatto, cioè solo per la prima casa, solo se hai una dimensione sufficiente a garantire la dimensione dell'alloggio, se il manufatto è più grande di 80 metri quadrati, lo riduce a 80 metri quadrati, se fai la sostituzione edilizia non puoi fare con incremento volumetrico. Però Posso fare se... una cosa? Dire una cosa? Se Sì. questi manufatti, no, di un tot metraggio vengono fatti fare in muratura, no, dopo possono chiedere il cambio di destinazione d'uso? No, però allora dunque qui noi discipliniamo quelli che già ci sono, non quelli che si potranno fare. Quelli che si possono fare, cioè l'annesso agricolo amatoriale non può mutare di destinazione, anzi la legge dice che quelli di prima, i famosi quelli di 24 metri e dei 12 metri, di cui si discuteva prima, la legge dice che devono essere, se non possono avere carattere edilizio, non possono mutare destinazione d'uso e al venir meno della conduzione del fondo devono essere demoliti e non hanno una consistenza edilizia tale da poter mutare di destinazione d'uso. Quindi quelli che vedi invece sono normati qui sono quelli che sono stati oggetto di condono negli anni 80, col condono dell'82, col condono del 91, ma quelli che noi ammettiamo ora con Quindi la che sono... legge ora, quelli non possono proprio mutare di destinazione d'uso per legge. Scusate, quelli che sono stati oggetto di condono? Sono questi. Cioè, Un sono questi, fabbricato ma condonato, no? Che sì. ora viene fatto in muratura, come, cioè se viene accolta l'osservazione, viene fatto in muratura. Dopo lui, una volta che c'è la muratura, può fare un cambio di destinazione per prima casa? È una domanda. Se è di quelli fatti col condono, che quindi non sono fatti con la legge e ha i requisiti per mutare di destinazione, cioè le dimensioni minime richieste dalla legge, sia in termini igienico-sanitari, sia da noi come dimensione minima dell'alloggio, sì. Ok. Torna Manola? Non mi vorrei incartare anch'io, eh. No, va bene, va bene. È così, torna anche a me. Ok, allora possiamo andare avanti. Articolo 54. L'articolo 54 possiamo limitarci a guardare l'osservazione d'ufficio, perché poi le altre le abbiamo già viste e non riguardano direttamente il CIE. Un'area periurbana, che quello lì lo dovresti, dici per favore che lo spieghi bene te. Le aree agricole periurbane tipicamente sono intorno ai centri antichi di collina, ai centri storici intorno alle colline. Sono le aree, i terrazzamenti intorno a Casoli, Metato, Monteggioli, sono le aree più prossime ai centri di antica formazione. Poi c'è qualche area agricola periurbana intorno a Camaiore, ma sono mo molto rare. Ok, allora qui, mentre Fabrizio dava, diciamo, la spiegazione sul resto, io stavo controllando. Qui sostanzialmente possiamo guardare direttamente l'osservazione ufficio e quindi il testo, perché poi c'è l'osservazione dei geometri che però è uguale su tutte queste aree, l'abbiamo già vista. E le altre osservazioni non riguardano direttamente il 54. Quindi possiamo guardare la 230, insomma, il testo. Scorrilo pure, Fabrizio.
il solito, vedete, la solita precisazione sulla tutela dei percorsi storici. Ah, ecco, scusa Fabrizio, torna su. Qui abbiamo aggiunto noi il turistico ricettivo come Qui tra destinazione le ammissibile. destinazioni d'uso ammesse abbiamo messo il turistico ricettivo perché era un errore non prevederlo, insomma, no? Tra le possibilità ovviamente di uso dei beni esistenti. E poi c'è la solita modifica sulla possibilità dei cambi d'uso residenziale, insomma, dalla destinazione industriale artigianale o commerciale all'ingrosso. Poi sul 55, oltre a che sono le aree agricole per urba. Scusa Simone, io non ho, siccome ho ricevuto una telefonata, non ho potuto seguire l'articolo 54. Sono le Scusatemi, sono sbagliato però io. Quelle che dicevamo che avevo descritto è il 55. Il 54 sono le intercluse, sono quelle poche aree interne al territorio urbanizzato dichiarate agricole ai sensi del PIT, però la sostanza non cambia. E è il motivo per cui abbiamo messo il turismo ricettivo, perché queste sono intercluse dentro il territorio urbanizzato addirittura. Riccardo, sono le stesse modifiche del 53, uguali uguali. L'unica novità è che abbiamo messo nel 54, faglielo vedere Fabrizio, la possibilità della destinazione d'uso turistico ricettiva. Vedi, è in giallo, perché non, insomma, non c'è motivo di non ammettere la destinazione turistico ricettiva per questo tipo di aree. Fabrizio spiegava ora che sono quelle, diciamo, incluse nell'ambito del territorio urbanizzato, quindi sono Infatti aree. Poi non mi tornava che fossero a caso, capito? Ora tipo, ho no, ricevuto. infatti mi sono sbagliato io, è 55 quella dei centri, vedi? Centri e nuclei storici. I 54 sono quelle interne alle città, eh. Allora, per quello che riguarda la 450, scusate, l'articolo 55, oltre a quella dell'ufficio, diciamo, tra le osservazioni che vanno verificate, c'è la 494 e la 495. Allora, la 494 in realtà pone il tema più generale, insomma, delle possibilità di riuso del patrimonio edilizio esistente anche in termini di cambio d'uso. Sto controllando, ma è così. E la 495 è il tema della sostituzione edilizia con incremento volumetrico col cambio d'uso. Quindi sono i temi, insomma, che più volte abbiamo affrontato. D'altra parte diciamo, il piano già offre, insomma, molte possibilità di recupero del patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale. Quindi è chiaro che la maggior parte delle osservazioni si indirizzano sul tema, diciamo, del cumulo, no? Fra il cambio d'uso in residenziale e la sostituzione edilizia con ampliamento. Questo è il tema che chiaramente che viene più spesso Scusa, in. in questi casi qui, Nora, per capire bene, siccome anche questo è condonato. Sì, il problema, Riccardo, è molto semplice. Il problema è che la legge regionale indica un limite, che è quello che Fabrizio Cinquini ha spiegato più volte, che è quello che non si può accumulare la sostituzione edilizia con ampliamento volumetrico col cambio d'uso residenziale, no? E quindi che succede? Che una serie di manufatti magari non raggiungono le dimensioni minime, no, per il cambio d'uso residenziale, e quindi ci sono una serie di richieste per cercare di avere ampliamento e cambio d'uso, ma anche su manufatti che hanno caratteristiche, insomma, di non sostenibilità sotto il profilo strutturale, capito? Quindi che succede? Che te dovresti demolire, ricostruire, ampliare e fare il cambio d'uso. Ora, al di là che in alcuni casi magari puoi anche creare dei danni al territorio, in altri magari no, ma in ogni caso c'è una legge che è regionale che ti dice che questa cosa non la puoi fare.
Quindi il tema è sempre quello alla fine, perché poi altre possibilità il piano le concede. E questo un po' il tema, no? Riccardo, non ti sentiamo. Ah no, scusa, capisco. Cioè, però o ci si comporta sempre nella stessa maniera o nell'altra, ecco, cioè, secondo il mio punto di vista. Cioè questa, nei casi di questa interrogazione, mi sembra uguale a quella di prima. Se questa, ad esempio, la fa in muratura, la fa in muratura, la può fare, no? Per il volume che ha e resta nell'area che ha in agricola. Successivamente chiede come prima casa l'incremento volumetrico, il cambio di destinazione, lo può fare? No, nel senso che sull'edificio esistente, questa. L'edificio esistente può fare il cambio d'uso a parità di volume e di superficie. Quindi se invece te vuoi cumulare l'ampliamento col cambio d'uso, si crea un problema di tensione rispetto alla norma regionale, capito? Questo deve già avere le dimensioni minime. Deve avere le dimensioni minime, esatto. Quindi può fare però dopo il cambio di destinazione. Se ha le dimensioni minime, nei limiti del 48 può fare il cambio d'uso. Il tema è quello, il tema è la possibilità di cumulare nel territorio rurale, diciamo, forme di ampliamento col cambio d'uso, che poi, siccome sono edifici frutto di condono la maggior parte, si crea una tensione con la legge regionale, perché quasi sempre te devi demolire e ricostruire, capito? Cioè è difficile che tu possa fare un ampliamento su una struttura esistente, tant'è che, come Fabrizio Cipini ha spiegato più volte, invece questo è possibile sul patrimonio storico, perché allora lì ci sono edifici schedati di una certa valore, di una certa consistenza, che i due in particolare l'ampliamento te lo reggono anche dal punto di vista strutturale, come posso dire. Non so se il tema è sempre quello, con un equilibrio, ripeto, che è fondamentale per portare anche il piano in fondo, perché poi non è che in sede di verifica finale del piano si guarda soltanto, diciamo, al rispetto formale delle regole, si guarda anche al loro rispetto sostanziale, no? Cioè, e quindi è un tema questo sul quale c'è una grande attenzione da parte sia della regione che della sovrintendenza. Quindi l'articolo 55 l'abbiamo esaurito, possiamo guardare il testo. Che credo abbia le solite modifiche. Sì, è sempre la solita questione. Okay. Bene, allora abbiamo finito la parte delle aree agricole e forestali. Adesso si va nella zona dei parchi. Allora, Parco regionale delle Alpi Apuane. L'articolo 56 disciplina le aree che sono nel Parco regionale delle Alpi Apuane. Si può anticipare che poi la disciplina di queste aree sarà quella che sarà contenuta nel nuovo piano del parco, che è ancora in una fase, diciamo, iniziale, avanzata, ma iniziale, perché ancora, diciamo, il parco deve formulare una proposta alla regione Toscana. Allora, vediamo cosa c'è su 56. C'è, oltre all'osservazione d'ufficio, altre due osservazioni. Una è la 304 e una è la 323. Tra l'altro la 304 è parzialmente accolta e la 323 è accolta. Allora, la 304
Sostanzialmente si parla di una struttura esistente e si chiede la possibilità di estendere le caratteristiche ricettive di questa struttura che esiste, che già esiste, anche per favorirne una permanenza appunto in termini funzionali. Sottolineando come è importante che nelle aree del parco questo tipo di strutture vengano aiutate a, insomma, a mantenersi e a crescere. Io non ho capito una cosa, scusa, ma qui noi diamo l'opportunità o questa o queste devono sottostare al nuovo piano strutturale che verrà fatto dal parco? Allora, per quello che ci è possibile, noi l'abbiamo parzialmente accolta, poi sarà il piano del parco, per quello che ho capito io, poi Fabrizio può essere più preciso a dirci esattamente quali sono le condizioni e i limiti di intervento sul patrimonio edilizio esistente, cioè il piano del parco poi a un certo punto, Riccardo, è comunque uno strumento sovraordinato rispetto a quello che scriviamo noi. Comunque è parzialmente accolta, dopo vediamo sul testo in che termini. E la 323 invece è accolta. E niente, qui si chiede un cambio d'uso e si dice nei limiti, insomma, dell'articolo 48, credo, il cambio d'uso è ammesso. Ora vediamo un attimo la norma, Riccardo, e poi dopo diamo la parola a Fabrizio sul quesito anche che ponevi te. Vabbè, vedete, c'è la solita modifica volta a tutelare i sentieri. Fabrizio, vuoi dire qualcosa in più sul tema del piano del parco? Però credo ci sia poco da dire, nel senso che è quello No, che ci dunque, dà, quello che si può fare e quello che non si può fare, giusto? in questo momento un piano del parco esiste, e tant'è che le norme del nostro piano operativo sono efficaci qualora non contrastino con la disciplina del piano del parco, cioè quello che deve essere fatto tutte le volte che viene rilasciato un titolo è controllare che non ci siano elementi di contrasto tra la nostra disciplina e quella del piano del parco. Ora però, in questo momento il parco sta redigendo il nuovo piano e quindi diciamo il nuovo piano andrà a sostituire quello vigente e peraltro assumerà l'efficacia sia di piano strutturale che in parte anche di piano operativo. Quindi poi ovviamente occorrerà con calma verificare se ci sono profili di contrasto o no tra il nuovo piano del parco e il piano operativo e eventualmente poi alla prima variante utile dovrà essere riadeguato il piano operativo per le aree che riguardano il parco. Questo andrà fatto a prescindere perché il nuovo piano rivedrà anche i perimetri del parco regionale e quindi in automatico ci sarà la necessità poi di riadattare le carte perché magari aree che oggi sono parco domani non lo saranno e aree che oggi non lo sono domani lo saranno perché uno dei compiti che ha il nuovo piano è anche quello di rivedere i precedenti perimetri. Quindi in questo momento diciamo si applicherà il piano operativo anche perché l'iter di approvazione del piano del parco sapete è un iter un po' lunghino. Il vecchio piano ci ha messo 16 anni ad essere approvato quindi no, non è detto diciamo che si approvi con la stessa velocità con cui si approva un piano operativo. Quindi il piano operativo entrerà in efficacia in via definitiva, dopodiché, se venisse approvato poi il piano del parco nuovo, il comune alla prima variante generale dovrà semplicemente verificare se questa norma regge ancora o se va modificata e prendere atto dei nuovi perimetri che il piano indicherà. Scusa, Fabrizio, ma allora se noi allora accogliamo giustamente questa osservazione, no? Questo qui fa un cambio di destinazione, mi sembra, ai sensi dell'articolo 48, trasformando in civile. Cioè, lo può fare ora, visto che non c'è ancora il piano operativo del...
Sì, in questo momento lo può fare perché il piano, l'attuale piano del parco non dà limitazioni funzionali, dà solo limitazioni eventualmente alle categorie di intervento, ma non funzionali, quello vigente. Il prossimo andrà visto quando verrà adottato, perché cambia Bisogna sfidarsi, leggermente. voglio dire, a farli ora, io ne so, magari, non lo so. No, ma non è detto che, diciamo, il prossimo piano sia più restrittivo del vecchio, eh. Questo non... Nel dubbio sarebbe bene che facessero ora, visto Vabbè, che non diciamo, l'unica informazione che vi posso dare in più, giusto perché non è un'informazione riservata, è che siccome io sono incaricato del coordinamento scientifico del mio parco come società e noi abbiamo l'obbligo caricato? di fare il piano, di fare il piano, di fare il piano. Ah, lo sapevo. E noi abbiamo l'obbligo contrattuale perché è un contratto che è stato fatto per tutti i parchi regionali entro il 22 di luglio di presentare la bozza di proposta di piano, che il consiglio direttivo ha tempo, 2 mesi, per concertarla con la comunità di parco. Quindi dal 22 di luglio al 22 settembre si aprirà una fase di concertazione tra la proposta di la bozza, diciamo, di piano e gli enti locali, diciamo, i comuni interessati attraverso la comunità di parco, perché gli organi, diciamo, gli organi di governo del parco sono tre, sapete, la presidenza, il consiglio direttivo e la comunità di parco, no? Quindi, per capirci, il presidente è come il sindaco, il consiglio direttivo è come la giunta, la comunità di parco è come il consiglio comunale. Ora sì, semplifico, ma per capire il funzionamento. Quindi si aprirà dopo il 22 di luglio una fase di concertazione sulla base del quale il 22 di settembre il consiglio direttivo ci dirà in che modo deve essere, diciamo, migliorato rispetto alla proposta. Dopodiché noi la sistemeremo e poi il consiglio direttivo approverà la proposta, diciamo, tecnica corretta sulla base delle indicazioni politiche, la invierà al Consiglio regionale, perché diciamo il compito di adozione e approvazione del piano del parco spetta al Consiglio regionale. Quindi ci sarà poi fra il 22 di settembre e il 22 novembre una preistruttoria in quarta commissione del Consiglio regionale, sulla base del quale poi il Consiglio regionale deciderà se adottare o meno il piano del parco, se richiedere ulteriori modifiche e integrazioni. Questo, diciamo, è la roadmap prevista in termini teorici, eh? Cioè, salvo che poi la politica non decida che, come è successo anche nel passato, che serva più tempo per la discussione o meno. Noi abbiamo l'obbligo il 22 di iniziare a discuterne. Ovviamente poi, secondo me, per Camaiore, in realtà le questioni sono poco rilevanti. Sapete che i temi rilevanti riguardano altre questioni. Le cave, insomma, l'attività estrattiva, la discussione sul piano del Parco Capuane è sempre stata. Io ho partecipato anche al vecchio piano 20 anni fa, ero un giovane studente, era tutta intorno alle attività estrattive. Qualche questione di perimetro legata alla caccia, ma non credo che Camaiore avrà particolari problemi, perché Camaiore ha sempre avuto un perimetro molto in equilibrio, quindi non credo che cambierà tantissimo. Ci sono altri comuni che invece su questo hanno fatto tantissime forzature anche sul piano legislativo, e quindi su quella penso che avranno un po' di sorprese nella proposta di natura tecnica. Forse negative, penso per loro. Va bene, allora io proporrei alla Commissione di finire, stavo guardando perché credo ci si faccia, questo capo, il capo numero 3, anticipando questo, che abbiamo corretto, Fabrizio, magari ti spiegalo questo, così chiariamo subito la distinzione delle varie aree. Abbiamo corretto vari errori cartografici di aree che erano state inserite in P4 e che invece andavano classificate P2. Quindi magari Fabrizio facciamo vedere subito, dillo pure direttamente te, il 57, il 58 e il 59, e spieghiamo a cosa corrispondono queste classificazioni. Sì, dunque, il 57 sono i parchi territoriali veri e propri, quindi i parchi fluviali, quello del Camaiore, Lucese e Lombricese, il Giardo, l'Argin Vecchio, la parte dei canali a Lido, sul Fosso del Secco e del Trebbiano, il 57. Il 58 sono quelle discontinuità su cui abbiamo discusso tantissimo anche nel piano strutturale, no? Sono i parchi nidificati nella costa. E poi il 59 è il reticolo idrografico. Ora cos'è successo? Che
per un problema, diciamo, di automatismo del GIS, tutte le volte, siccome il reticolo idrografico per sua natura è una linea, non è un'area, no? E quindi quando il GIS gli mette la sigla, no, trovando la linea, invece di metterlo sulla linea, lo mette a fianco della linea il codice, no? E quindi è venuto fuori che tutti i P4 come sigla cascavano apparentemente nelle zone P2, che sono i parchi, perché appunto in automatico il GIS ha prodotto, e tant'è troverete tantissime osservazioni di gente che dice ma voglio uscire dal P4 per stare in P2, ma in realtà era già P2, semplicemente che è stata riempita la cartografia di tante P4 perché sulle linee il GIS non riesce a mettere, quindi mettendola a fianco della linea veniva sul P4. Quindi no, vedrete, non che... capito. Non quindi vedrete che c'è tantissime osservazioni che chiedono di passare da P4 a P2 e noi le accogliamo tutte dicendo ma sei già in P2, è semplicemente che il codice messo in carta che è sbagliato. Tant'è che abbiamo dovuto trovare anche proprio una procedura informatica, perché c'è proprio un problema di automatismo del software che gestisce la cartografia, che sulle linee fa questo errore, no? Tant'è che alla fine, lo preannuncio in anticipo, abbiamo deciso che la sigla qui P4 non la mettiamo proprio, perché fa proprio solo confusione. Uno quando vede il reticolo sa che c'è il reticolo, c'è il fosso. Ma allora si sistema la leggenda, Fabrizio. Esatto, ah. Perché è molto più chiaro a quel punto, no? Cioè, non ho capito. Sì, è una sistematica modifica cartografica. Praticamente elimineremo il codice P4, salvo rarissimi casi, perché appunto fa confusione. Ma voglio capire che la differenza c'è tra il P4 e il P2. Perché ha fatto questa confusione qui? Perché cos'è il P4? È più restrittivo del P2? Prova a farvi vedere una carta che si capisce meglio. A vedere una carta che è a discorrere tanto. Aspettate un attimo, ma vi faccio vedere una carta che è la cosa più semplice, eh? Guardiamo se ne becco subito una. Ecco. Ora no, qui mi sa che non ci sono i codici, però provo a spiegarvelo comunque, no? Allora, i P2 sono tutto quello che vedete azzurro, eh? Cioè sono i parchi veri e propri, ok? Aspettate che ora prova a ingrandire. Si andrebbe preso una carta dell'adottato. È questa, però che qui i codici non ci sono più, non ci sono. Sì, no, vedi, sì, che ci sono qui. Sì, ci sono. È quello lì piccolino? Questo qui, vedi? Ma sembrava una casina. La casina dell'acqua. Dovete avere pazienza perché sono carte pesanti, ci mettono un po'. Comunque, per capirci, il P2, vedete, è tutto l'azzurrino, ok? Cioè, sono proprio i terreni, mentre che sarebbero i parchi, no? I parchi fluviali, questo è il giardo, per dire, no? Il P4, che cosa sono? È tutto quello che vedete, le linee blu, cioè è proprio il reticolo, c'è l'acqua, sono i fossi, ok? Perché su quelli, peraltro, si applica una specifica legge regionale, che è la legge regionale 41. Allora che è successo? Che vedete che siccome le linee sono strette, spesso che succedeva che in automatico il GIS, dove diciamo la linea un po' larga, ce l'ha fatta e ce l'ho dentro, vedete? Ora provo a ingrandirlo tanto, vedete? No, qui, ecco. Quando è troppo stretta non ce la fa e quindi veniva, ecco, P4, ma in realtà questo P4 qui dice che c'è una linea P4, capito? E invece è P2. Mi sono spiegato? Sì, è chiaro, te hai messo il P4 dentro la riga blu, un ci stava e finito nel celestino. E lui in automatico me l'ha messo sul centroide di tutte le linee. Ora, il centroide è un concetto matematico un po' complicato. E mi ha soppresso il P2, ma in realtà è tutto P2, capito? E P4 è solo la linea blu scura, capito? È proprio dove c'è l'acqua. P4 lì allora, scusa. Eh? Ma non si può togliere quel P4 lì su. Esatto, si è decisa alla fine che in approvazione il P4 si leva come sigla e si lascia solo il colore blu. Cioè quando c'è il colore blu è il reticolo idrografico e il P2 sono i parchi, in modo tale che poi l'equivoco a me non si pone più, va bene? Fabrizio, ma se da qualche parte lo lasci, lo devi lasciare anche sulla leggenda, lo fai sparire da tutte le parti.
perché sì, esatto. Da qualche parte e poi resta. Come ha detto Manola si leva dalla leggenda, capito? Sì. In leggenda vi faccio vedere, in leggenda sì, vabbè, chiarissimo, no? Invece sì. Che P4 ci sarà solo il segno grafico, dai, tante riconosciute. Però ha detto che da qualche parte ce lo mette, lo deve mettere da nessuna parte. No, lo levo da tutte le parti per evitare quel problema lì, capito? Ecco, è qui, te vedi? Deve mettere P2. Rimane solo P2 e nel invece verdolino. P4 è solo reticolo grafico senza P4, capito? Sì, sì, è chiarissimo. Si leva, ma Fabrizio, la sigla ce la lasci P4 perché sennò devi cambiare anche l'articolo 59. La sigla P4 a livello normativo, non a livello cartografico. Dai. Esatto. Allora, quindi sull'articolo 57, fermo lì Fabrizio, fermo lì, torna, Dio buono, era bellino, si vedevano quali erano i parchi. Vabbè, comunque... Vabbè, ma li vedi anche qui, ci sono qui i parchi. Oh, eccolo. Quindi, la disciplina riguarda il parco fluviale del parco fluviale del torrente Freddana nell'Esemiglia, il parco territoriale del magazzino e delle aree umide del Secchio e del Trebbiano, il parco territoriale dell'area umida del Giard e dell'Argimvecchio, e il parco territoriale delle Pianure, Rotaio, Sebaiana, Capezzano. Allora, su queste aree... Le osservazioni che vengono in esame sono l'osservazione numero 49, che tra l'altro è stata accolta, nella quale si dice: attenzione, nelle aree P2 ci sono anche delle aziende, per cui avete escluso la realizzazione di serre o strutture fisse, ma avete sbagliato perché ci sono anche aziende agricole in queste aree e quindi dovete consentire anche gli interventi che servono all'azienda agricola. E è accolta, e quindi vedremo che poi l'articolo 57 è modificato in funzione di questa osservazione. Poi 130, allora 122, questa è in realtà le osservazioni citate, diciamo, dove si cita l'articolo 57 sono due, una però l'abbiamo già vista, è la numero 121, che è quella per la quale abbiamo introdotto un nuovo articolo, l'articolo 32 bis. È un'osservazione delle associazioni legate alla tutela dell'ambiente, le aree, diciamo, umide residuali che abbiamo individuato al lido di Camaione. Invece la 122, che parte da, diciamo, principi simili, e cioè l'esigenza appunto di riconoscere una serie di valori naturali e tutelarli, ci porta a richiedere una modifica dell'articolo 57, appunto, che sia appunto di maggior tutela rispetto alla salvaguardia dei valori ambientali che vengono identificati nell'osservazione. Siccome è accolta attraverso una modifica sia dell'articolo 57 che dell'articolo 59, è accolta interamente, poi andiamo a vedere in che termini è accolta. Poi 136, qui il tema è quello che vi accennavamo, cioè l'errore insomma che ha spiegato Fabrizio di restituzione grafica, per cui viene accolta la parte dell'osservazione che fa riferimento a questo, cioè l'area è P2 e non P4. Qui c'è scritto B2, è sbagliato P2. Sì, esatto. No, non è sbagliato. Il cittadino dice:
mettetemi in B2, ma B2, Riccardo, è il territorio urbanizzato e quindi non è accoglibile, perché qui invece siamo in un parco. Dice poi, se non mi accogliete il punto 1, classificatemelo 2, e però la classificazione 2 è un tema, diciamo, no, di cartografico. Poi in ogni caso, dice il cittadino, occhio, perché nelle zone, dice comunque sia, insomma, io mettetemi, fate in modo che nelle zone P2 sia ammessa, diciamo, la possibilità di intervento sugli edifici, no? Sì, l'avevo sintetizzata male, chiedo scusa. Cioè il cittadino dice, prima dice voglio essere messo in B2 e non è possibile. Poi chiede una classificazione diversa e quella la vedremo, anche se non sembra possibile. E poi dice, in ogni caso, nelle zone P2 e P4 consentite una serie di interventi sugli edifici esistenti, per cui è parzialmente accolta, perché appunto si dice intanto è P2 e non P4 e poi appunto di conseguenza una serie di interventi essendo P2 sono ammessi, e quindi poi andiamo a vedere dopo nella norma cosa ha ammesso e cosa no. 214 qui c'è il solito problema della corretta collocazione nell'area P2, e poi si chiede sostanzialmente di equiparare gli edifici ricadenti in queste zone, appunto, che sono parchi, la disciplina dei nuclei rurali di impianto recente. Insomma, viene trascritta poi anche nell'osservazione la norma. E sostanzialmente l'istruttore dell'ufficio è: no, non possiamo equiparare gli edifici che ricadono in queste zone a quelli che ricadono nei nuclei rurali di impianto recente, perché queste sono zone più delicate sotto il profilo ambientale, e quindi le possibilità di intervento su questi edifici devono essere, diciamo, misurate in funzione della tutela ambientale che va garantita in queste aree, che sono aree appunto a parco. E quindi è parzialmente accolta, perché c'è l'errore P4, P2, ma non è accolta la parte dove si chiedeva questa equiparazione. Poi 228, l'osservazione del collegio dei geometri. Qui c'è la segnalazione che ci ha fatto anche il collegio dell'errore P2-P4 di cui ha già parlato Fabrizio. E poi si dice introdurre la possibilità sul patrimonio edilizio esistente, previo indagine e studi di fattibilità, insomma, di prevedere lo spostamento del fabbricato in area migliore dal punto di vista idraulico o geomorfologico rispetto al sito attuale, anche in adeguamento alla vigente normativa regionale 41 del 2018. Cioè si dice, in queste aree prevedete una possibilità di spostamento legata a fattori idraulico geomorfologici. Tema che per la verità abbiamo già affrontato, vi ricordate, in una norma di carattere generale su tutto il territorio rurale, cioè le condizioni nelle quali uno spostamento nei limiti della resede è possibile. Poi, sull'articolo 57 abbiamo l'osservazione d'ufficio, e poi abbiamo la 261. Simone, sì? Ascolta, non ce la facciamo arrivare in fondo perché abbiamo problemi col CED, sono già le 6.
Finiamo questo articolo, direi. Va bene. 261. Sempre l'errore P4, P2. E poi la possibilità nelle zone P2 di fare interventi pertinenziali. Faccio riferimento alla parte dell'osservazione che riguarda la norma, eh. Poi ci sono altri aspetti che riguardano però altre cose. E quindi è parzialmente accolta sul tema della classificazione dell'area per le cose che diceva. Non è accolta questa. La 261? Ah, 81 avevo capito io. 61, 61. Scusa. Parzialmente accolta. Poi, ce ne sono altre tre, poi abbiamo finito su questo articolo. 367 accolta, è stata chiesta una modifica volta a consentire la possibilità per i cittadini di proporre dei piani e dei progetti che invece nell'adozione erano consentiti soltanto alla parte pubblica. Questa è una modifica importante, secondo me. Molto, sì. Poi la vediamo sul testo. Poi, 488. 488. Il solito errore P4, P2. Questa è parzialmente accolta in relazione, diciamo, a questo aspetto, perché poi altre cose sono il tema dello spostamento del fabbricato che è un tema che abbiamo affrontato appunto in un articolo di carattere generale quando ci sono problemi idraulici e geomorfologici, poi il tema dell'abitabilità in relazione al DM75, e quindi poi sul 57 in realtà questo è l'unico aspetto P2 P4 affrontato, insomma. 529 e 620. 529 e 620. Vabbè, riguarda la resede in realtà la richiesta per quello che riguarda la parte normativa. Il 57 è soltanto citato, il 620. Invece ha a che fare col tema del cambio d'uso in civile abitazione cumulato all'ampliamento. Poi, scusa, Jacopo, siccome sul 59 che l'abbiamo esaminato insieme ce ne sono soltanto tre, si fa in un attimo, almeno la commissione ha il quadro chiaro, le osservazioni sull'articolo 59 sono la 33, la 34 e la 46, oltre all'osservazione d'ufficio, intendo, E poi abbiamo finito. Ma andiamo allora. Sopra. Io guarda, però questa osservazione, io Simone, ce n'è qualcosa, ti volevo fare delle domande, ma si fa troppo veloce, riesco a starti dietro, ti dico la verità. Finisco queste qui, 33, 34 e 46. No, ma qualcosa, vabbè. Troppo veloce, stiamoci mezz'ora in più, ma guardiamole a modo le osservazioni, ragazzi. Io così troppo veloce. Io fino ad ora non mi pare. Allora sì, ma si è accelerato troppo in questi minuti qui, non si può lavorare così.
Allora, qui c'è l'errore nella classificazione dell'area P2, P4 e quindi è stata accolta. Osservazione è questa? La 33. Poi c'era una richiesta di chiarimento normativo, ma la correzione dell'errore P4-P2 non la rende più necessaria. E per quello che riguarda il punto 3 dell'osservazione, dove si chiede la possibilità per un'attività appunto di commercio di legname di usufruire di spazi coperti a protezione delle intemperie, di carattere temporaneo, e si dice che questo è un tema da regolamento edilizio. Poi la 34, c'è il solito errore di classificazione, P2, P4, che viene corretto, e poi è cartografica. E infine la 46, la 46 mi pare che alla fine sia cartografica e basta. E quindi la rivedremo in sede cartografica. Tra l'altro ha a che fare anche con una previsione di parcheggio pubblico. Quindi la rivedremo in quella sede. Non mi pare che abbia comportato modifiche, esatto, alla norma. Ok. Ma però chiedono l'eliminazione di un parcheggio, quindi di una previsione al parcheggio. La vediamo in sede cartografica. Vabbè. Non riguarda il 57, via, nel 59. Allora, scorriamo velocemente gli articoli 57 e 59, poi Riccardo, per l'amor di Dio, se c'è una cosa che non ti torna, ci dici qual è. Però intanto vi volevo far vedere, volevo mostrare gli articoli 57 e 59, le modifiche. Facciamole vedere. Ecco, questa è quella importante che citava Jacopo, cioè siccome su queste aree sono possibili piani attuativi o progetti unitari, ecco, noi qui diamo la possibilità, in accoglimento di un'osservazione, di farlo anche su iniziativa privata. Vedete, all'inizio era prevista solo l'iniziativa pubblica e invece ci può essere anche un'iniziativa privata che valorizza un aspetto progettuale di queste aree anche con una forma di convenzionamento con il comune. Chiaramente devono essere progetti che riguardano un ambito territoriale, insomma, significativamente ampio, e per questo c'è stato messo, diciamo, quella porzione non inferiore a 10 ettari. Però, insomma, il senso è, siccome questi sono parchi fluviali e territoriali, ci può essere anche una progettualità, ecco, del privato che va incoraggiata e noi la consentiamo. Poi, scusa un attimo, però io ci ho capito, cioè, ma 10 ettari è tanta roba. Ti illustro il testo e poi illustro il testo alla commissione e poi ti lascio la parola, Riccardo, ci mancherebbe. E poi è stato precisato che ovviamente gli interventi volti alla riduzione del rischio idraulico e alla mitigazione dei fattori di fragilità sono sempre ammessi in queste aree, e poi la possibilità di fare manufatti aziendali SR, vi ricordate, c'era quell'osservazione che ci diceva attenzione perché in quest'area ci sono anche delle aziende, e quindi abbiamo introdotto questa possibilità, e quindi abbiamo tolto il divieto dall'altra parte.
il tema del rispetto dei percorsi storici e la precisazione che il cambio d'uso fra quelle destinazioni d'uso è sempre ammesso, fatto salvo rispetto dell'articolo 48, ormai famoso, sul cambio d'uso residenziale. Queste sono le modifiche al 57. 59, non so se ci sono delle modifiche. Ecco, la possibilità sempre di fare interventi di mitigazione del rischio. E ecco, questo è importante, questo è molto importante, l'indicazione che gli interventi di mitigazione del rischio devono di norma essere progettati con soluzioni di ingegneria naturalistica e ambientale. Cioè, questo vale anche per il pubblico, fra l'altro, no? Cioè, quando si interviene sul reticolo idrografico, siccome secondo noi c'è un valore ambientale da rispettare, lo si fa con l'ingegneria naturalistica e ambientale. Naturalmente fatto salvo problematiche non risolvibili con questo tipo di tecnica. E allora in quel caso si deve dare la possibilità di usare altri strumenti di intervento dal punto di vista del tipo di progetto. Riccardo? Intanto ora, siccome siamo... Ma ora leggendo qui... Che senso ha dire l'installazione di manufatto aziendale temporaneo e serre temporanee per periodi non superiori a 2 anni? E poi sotto l'installazione di manufatto aziendale serre per periodi superiori a 2 anni? Riccardo, te lo spiego io, perché la legge distingue proprio, sono due titoli diversi da un punto di vista della procedura. Sotto 2 anni c'è una procedura e sopra 2 anni c'è una procedura. Per poterli ammettere tutte e due vanno scritte tutte e due. Ah, ok. Si trova... che si potesse ovviare, no? Invece se c'è due procedure. No, dicevo, anche i porzioni di territorio, ma sono, o c'è già un progetto ben definito, lo sappiamo, perché dire 10 ettari mi sembra tanta roba in questi parchi. Allora, se 10 ettari mi sembrano tanto... Chiedo, secondo me, poi magari sbaglio io, non lo so, mi sembrano tanti. È difficile, guarda Riccardo, è difficile individuare una dimensione, quindi io su questo anch'io, apriamo pure il dibattito e troviamo una dimensione che sia ragionevole. Magari sbagliamone, visto che ora con calma. Ce lo appuntiamo, questo fa parte di... Bisogna riparlarne, perché siamo in una condizione anche territoriale e fondiaria molto frammentata, 10 ettari e tanta roba. Appunto. Io su questo tecnicamente non ho particolari pregiudizi nel rivedere la dimensione. La proposta che abbiamo fatto come ufficio, ma si può rivedere senza nessun problema. Non c'è nessuna motivazione. Siamo d'accordo un'altra volta. Dopo non vi preoccupare questa cosa. Anche a me, da morire. Chiudiamola qui che è meglio. Via, chiudiamola qui. Vabbè. Ok, allora Antonella, ce lo siamo appuntati questa cosa di 10 ettari? Articolo 57, Antonella, comma 2, verificare se ridurre le dimensioni in ettari. Va bene, quindi la prossima volta ripartiamo dall'articolo 60, cioè dagli insediamenti del territorio rurale R, va bene? Completiamo questa discussione, tanto è dopodomani, quindi ce la... Inizia a spiegarlo, Simone, dai, almeno dopo si prosegue. No, per amor di Dio, dobbiamo usare nel tempo concesso, va bene? A mercoledì, ciao a tutti, grazie. Ciao. Ciao. Arrivederci a tutti, ciao. Ciao.